Buongiorno a tutte e tutti. Sono Antonio Muscolino della campagna Dico 32, Coordinamento Nazionale per il Diritto alla Salute. L'iniziativa di oggi ha lo scopo di unire virtualmente le diverse azioni che le realtà collettive che si muovono nel tema della salute hanno indetto in parte con presidi fisici in diverse città d'Italia nel più ampio rispetto delle normative anti-Covid e in parte con testimonianze per farci conoscere le diverse mobilitazioni comunque in atto sulle problematiche inerenti alla sanità e tutto ciò che incide sulla salute. Il periodo di sindemia Covid, che è ancora pesantemente concreto e reale, come abbiamo già ricordato in altre iniziative, ha reso evidenti le fragilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale, determinate in particolar modo da almeno 25 anni di progressivi attacchi, rifinanziamenti, destrutturazioni, aziendalizzazioni e riduzione della salute a merce, con annessa commercializzazione dei servizi sanitari che ha favorito ed è stata favorita da un'ampia privatizzazione nell'ambito di uno dei diritti fondamentali previsti dall'articolo 32 della Costituzione. Questa giornata si inserisce, e vi saranno diverse piazze che testimonieranno i nodi di questa rete, nel Recovery Planet Tour, indetto in questa giornata dalla Società della Cura, che ha lo scopo di fare conoscere una diversa modalità di utilizzo dei fondi previsti dal Next Generation EU con un documento collettivo a cui abbiamo contribuito per la parte salute e sanità, che pone al centro una ripresa centrata sull'uguaglianza di genere, diritti delle persone e dell'ambiente. Sosteniamo anche, e nelle piazze ve l'ha ricordato, l'iniziativa dei cittadini europei, LICE, per la sospensione dei brevetti sui vaccini e sui medicinali contro il Covid-19. Sono necessarie 1 milione di firme a livello europeo e per questo chiediamo a tutte le persone di poter firmare in piazza. In alcune piazze sarà anche possibile firmare direttamente. La giornata del 10 aprile si tiene nell'ambito delle mobilitazioni indette ormai da tempo dalla rete europea contro la commercializzazione della salute, che ogni 7 aprile, giorno della giornata mondiale della salute, ha da tempo indetto le giornate europee contro la commercializzazione della salute, che è l'elemento fondamentale del disfacimento dei servizi sanitari pubblici. In Lombardia, inoltre, vi è anche il problema, del forte livello di privatizzazione e della necessità di una profonda riforma del servizio sanitario regionale, come si è tragicamente visto con la gestione del Covid e ora, anche delle vaccinazioni. Alcune delle iniziative punteranno il faro sul fatto che a maggio scadranno i termini per le modifiche della legge Maroni, la legge 23/2015, che tra le altre cose ha ulteriormente impoverito il territorio in ambito sanitario. Il dibattito deve diventare pubblico e c'è bisogno di una revisione completa del servizio sanitario. Affronteremo poi anche la questione del regionalismo differenziato e della legge 194 in periodo Covid. Sono previsti 30 collegamenti, per cui, dati i problemi tecnici che abbiamo avuto all'inizio, darei subito la parola alla prima piazza, che è la piazza di Como, fuori dal comune, con Cristiano Negrini, del coordinamento, Comasco, per il diritto alla salute. Prego, Cristiano. Buongiorno a tutte e a tutti. Noi del coordinamento Comasco per il diritto alla salute siamo qui oggi davanti al Comune di Como in occasione della giornata contro la mercificazione della salute che è stata il 7 aprile scorso. Noi oggi chiediamo due cose in particolare. La prima è la firma della ICE, cioè la petizione europea che ha come obiettivo di raccogliere 1 milione di firme per obbligare la Commissione europea a prendere in considerazione le nostre proposte. E in particolare la ICE chiede che vengano tolti i brevetti sui vaccini, che in questo momento sono nelle mani delle multinazionali e che stanno facendo davvero una montagna di soldi sulla pelle delle persone, perché noi crediamo che non debbano esistere cittadini di serie A e di serie B, non perché una persona abita in un paese più ricco ha diritto al vaccino e una in un paese più povero non ha diritto. Tutti devono avere gli stessi diritti in ambito sanitario.
come altre nostre proposte, sempre contenute nella ICE, c'è anche una chiarezza, una trasparenza riguardo ai costi che sono stati sostenuti per i brevetti e per i vaccini e i contributi che vengono dati da parte del pubblico, perché queste multinazionali non hanno fatto la ricerca solamente con i loro soldi, anzi, parecchi sono arrivati dal pubblico. E quindi i profitti poi non devono andare a queste multinazionali a discapito della salute delle persone. Il secondo motivo per cui ancora oggi siamo in piazza è perché chiediamo la revisione totale della legge 23. La legge regionale 23 è la legge sanitaria lombarda che è stata approvata sotto l'amministrazione Maroni, ha provocato dei danni inenarrabili alla salute e alla sanità della Lombardia, perché è una legge che ha messo in primo piano il ruolo del privato nella salute. La cosiddetta eccellenza della sanità lombarda in realtà è una eccellenza soltanto per i ricchi, perché in questi ultimi anni c'è stato un numero incredibile di accreditamenti da parte di strutture private, ma queste strutture ovviamente gestendo la sanità dal loro punto di vista come un'azienda fanno solo quelle operazioni che a loro sono convenienti. Ma la prevenzione viene totalmente abbandonata ed è una cosa che in Lombardia è stata abbandonata da diverso tempo. Per esempio, i pronto soccorso non sono remunerativi e in queste cliniche private i pronto soccorso si contano davvero sulle dita di una mano perché non sono remunerativi, loro fanno solamente quello che gli provoca un profitto. Ma non deve essere questo l'obiettivo del pubblico, perché il pubblico deve favorire la sanità pubblica. Questo sistema di gestione della sanità ha provocato i danni e la strage che abbiamo visto da un anno a questa parte, perché è bastata una piccola deviazione rispetto alla normalità per provocare conseguenze drammatiche che stiamo vivendo ancora oggi. Abbiamo raccolto quasi 100.000 firme per chiedere il commissariamento della sanità lombarda, firme che sono state finora totalmente ignorate dal governo. Chiediamo ancora una volta quindi che venga commissariata la sanità lombarda. Ultime perle, diciamo, della sanità in Lombardia sono state la tragicomica situazione con il commissariamento di Aria. Aria è l'azienda interamente di proprietà della regione Lombardia che aveva il compito di mandare gli SMS per gli aventi diritto ai vaccini. Qualche settimana fa nella nostra città Como, ma anche in altre città della Lombardia come a Monza, Cremona, non sono stati mandati questi SMS, causando problemi incredibili e solo grazie all'abilità e alla prontezza degli operatori queste dosi non sono andate perse. L'altra, praticamente, è una cosa tragicomica perché Regione Lombardia ha sostanzialmente commissariato se stessa, una cosa che si commenta da sola. L'altra cosa sono le dichiarazioni di Bertolaso che ha detto che il lab vaccinale che era stato scelto per Como, per quello di Muggiò, faceva schifo e quindi è stato spostato a Villa Erba. Forse perché a Villa Erba c'è il lago, c'è un bel paesaggio, per fare la vaccinazione serve questo, non lo so, non lo sapremo mai, forse a meno che ce lo dica Bertolaso. Per questo noi siamo qui, perché la salute non è una merce e la sanità non è un'azienda. Grazie. Grazie, grazie Cristiano. Adesso dunque dobbiamo andare a Varese, in piazza Montegrappa, dove c'è il coordinamento varesino. Dovrebbe esserci Filippo Bianchetti, non so se mi sente.
sei in collegamento. Non lo vedo, per cui passiamo a Lodi. Dunque, in Piazza della Vittoria, dove c'è il coordinamento lodigiano. Enrico Bosani, prego. Enrico Bosani? Sì, ci sono, ci sono. Ciao a tutti e a tutte. Anche a Lodi siamo in piazza in questa giornata di mobilitazione per i due motivi che sono già stati ricordati. Il primo è quello per rilanciare e sostenere la raccolta di firme sull'iniziativa ICE contro la brevettabilità dei vaccini e per evitare che dopo che ha incassato decine di milioni di soldi pubblici per poter trovare i vaccini, l'industria privata faccia altri soldi sulla vendita. Esclusivamente con la vaccinazione di massa, e quindi per avere una vaccinazione di massa efficace c'è bisogno che i vaccini siano disponibili per tutti e tutte. E quindi il primo motivo per cui siamo in piazza e per cui abbiamo costruito la postazione per la raccolta digitale delle firme è questo. Il secondo è quello che ci accomuna tutti in Regione Lombardia. Questa pandemia ha fatto sì che emerga chiaramente davanti a tutti il disastro della sanità lombarda, ma pochi sanno che la sanità lombarda è normale. No, non so, probabilmente la legge 23, e che adesso si sta cambiando questa legge. Noi vogliamo che la discussione sulla legge 23 esca dalle stanze regionali, esca dalle discussioni fra partiti e diventi una discussione pubblica sui territori, con i sindaci, con i cittadini, con le cittadine, e che si riesca in questo modo a trasformare quella che sta diventando una leggera modifica della legge 23, prima in una discussione di bassa, poi in una riappropriazione da parte dei territori della sanità, e infine in una modifica radicale della legge 23, perché così com'è non funziona e va cambiata totalmente. Vi faccio una panoramica della piazza per farvi vedere come ci siamo organizzati oggi. Ecco, siamo nella piazza principale di Lodi. Temo che c'è qualche problema con il tuo collegamento perché non vediamo. Comunque va bene. Adesso vedere. Vabbè. Ok. Abbiamo tutti gli striscioni appesi in piazza, abbiamo occupato una parte della piazza, in mezzo c'è il gazebo per la raccolta di firme, e la gente comincia ad avvicinarsi, a chiedere, a firmare e a discutere con noi. Quindi sono momenti importanti di mobilitazione questi, che dovrebbero essere approfonditi e scadenzati in tempi più rapidi. Noi abbiamo anche nell'Odigiano diversi problemi locali che cominciamo ad affrontare. Abbiamo gli ospedali, 4 ospedali sul territorio che sono stati svuotati di personale, di strutture, di funzioni. Abbiamo una sanità territoriale che è praticamente sparita. Noi abbiamo interi comuni nell'Odigiano che non hanno più neanche il medico di base, e questo è un grosso problema per tante famiglie. E abbiamo un proliferare di laboratori privati per quanto riguarda tutto la questione degli esami, della prevenzione e di quant'altro. Noi abbiamo già cominciato, coinvolgendo anche i sindaci, una discussione su questa situazione, e noi abbiamo già cominciato in diverse piazze dell'Odigiano a fare dei presidi in cui chiediamo che gli ospedali vengano risistemati e ripotenziati, la sanità pubblica ritrovi il ruolo che aveva una volta e che si ritorni a fare prevenzione sul territorio lombardo come si fa da altre parti, e che si ricostruisca una sanità che si basa sulla medicina di prossimità, sulla medicina di prevenzione, sulle case della salute e soprattutto su un ramo che ormai è completamente dimenticato, che è quello della medicina del lavoro. I 3 morti all'anno, cioè 3 morti al giorno che ci sono in Italia sul lavoro, non sono un accidente, ma sono anche un problema dovuto all'abbandono quasi totale della medicina del lavoro e dei controlli da fare sul lavoro per questa questione. Adesso stiamo cominciando anche a spicherare
per avvicinare le persone e cominciare a discutere con loro. Oggi nella piazza centrale di Lodi c'è anche il mercato e quindi è una situazione positiva. Noi pensiamo che sia fondamentale che questi tipi di iniziative continuino nel tempo. Noi siamo contenti del fatto che oggi in Lombardia oltre 30 piazze, oltre 30 città si siano mobilitate su questo tema, perché riteniamo che l'attenzione alla cura, alla sanità e alla salute sia uno dei compiti fondamentali della funzione pubblica. E noi siamo convinti che la Costituzione, che tutela il diritto alla salute, ci dia uno strumento fondamentale per rivendicarla. Il problema che vediamo è quello che, come ho detto prima, questa discussione rischia di essere rinchiusa negli incontri tra segreterie dei partiti o nelle discussioni all'interno della Regione Lombardia. Noi abbiamo un bisogno disperato di tornare a discuterla fra la gente e di creare un movimento di base che ci aiuti nella modifica radicale della legge 23. Il modello pensabile ed attuare credo che sia quello che è stato pensato, attuato e poi si è rivelato vincente della referendum sull'acqua, cominciando con tanti piccoli presidi, cominciando a discutere con la gente, convincendo le persone e informando, si è riusciti alla fine a costruire un movimento di opinione e politico così forte che hanno dovuto per forza adempiere a quanto il referendum hanno deciso. Anche per la sanità dovremmo pensare a una cosa simile. Adesso da Lodi vi lascio perché abbiamo cominciato la discussione in piazza e andiamo a discutere con i cittadini. Va bene. Buonasera a tutti e siamo contenti di questa grande giornata di mobilitazione di lotta. Va bene, grazie a Lodi, grazie a Enrico Bosani. A questo punto ritorniamo a Varese, in piazza Montegrappa, dove c'è Filippo Bianchetti. Prego. Ciao, mi senti? Sì. Sì. Purtroppo la nostra organizzazione è stata molto carente per vari motivi, per cui siamo in pochi. Fa anche fresco e ovviamente siamo determinati come tutti gli altri, ma purtroppo la riuscita è stata inficiata, c'è quasi più di che manifestanti. In ogni caso le parole d'ordine sono sicuramente giuste. Io ho fatto il medico di base per 40 anni, adesso sono in pensione, tutta la vita che vedo che svaniscono man mano gli effetti della riforma sanitaria del 78, sono uscito dalla mia professione dopo una lunghissima esperienza di delusione, di degrado, molto contento del mio lavoro però, a livello individuale con i miei pazienti, perché invece per quello che riguarda la partecipazione dei cittadini e l'interesse per la sanità ho osservato sempre una grave carenza. Adesso qualcosa si muove, sono molto contento, siamo molto contenti noi tutti qua di questo, però si fa molta fatica e ci fa piacere sentirci in buona compagnia. Non credo di aver altro da aggiungere. Proviamo ad andare avanti. Credo che sia la strada giusta. Grazie, ciao. Grazie da Varese. Adesso passiamo in un'altra regione, in Veneto. Andiamo a Padova, Piazza dei Signori, dove c'è l'associazione Anchise, l'associazione Mai Soli, che ci parlerà invece della questione che verrà affrontata diverse volte all'interno della nostra diretta relativa proprio alle questioni delle RSA, RSD, per cui le istituzionalizzazioni. Prego, Iole. Iole Moressa, devi aprire il... L'audio. Buongiorno. Prego. Sentite. Buongiorno, sì. Siamo qui a Padova,
Siamo in tanti, siamo con la presidente di Mai Soli, io sono la rappresentante di Padova del comitato Anchise per i familiari. Abbiamo una larga partecipazione di familiari. Allora ringraziamo l'organizzazione, il dottor Agnoletto, il nostro presidente Antonio Burattini, Giulia Calisi e la Laura Valsecchi, nonché la dottoressa Oliosi che ci ha supportato per il Veneto con tutta l'organizzazione della nostra manifestazione. Abbiamo allora i diritti, noi oggi siamo in piazza per chiedere ai responsabili della sanità nazionale della regione Veneto di adottare un protocollo uniforme che consenta la riapertura post vaccinale delle strutture. Chiediamo che nelle strutture sia applicato il protocollo elaborato e studiato dalla dottoressa Parolari e dal dottor Bosco. Il protocollo elaborato ed attuato nelle residenze della provincia di Trento ha permesso alle persone ospiti nelle residenze di avere la visita dei familiari in assoluta sicurezza, e sia per gli ospiti e i loro figli, nipoti, mogli, eccetera, avere potuto usufruire. Ha potuto usufruire di queste visite con dimostrazione affettiva nei loro confronti, ha portato notevole benessere psicofisico a chi per lungo tempo è stato privato dagli affetti. Gli anziani hanno bisogno di scambi sociali e relazioni affettive, tutti hanno bisogno, principalmente con loro familiari, altrimenti cadono in depressione. Isolamento prolungato porta alla sindrome del lasciarsi andare. Molti dei nostri cari purtroppo non sono morti da Covid, ma sono mancati proprio per questa causa. E questo non deve accadere. Ora che essi sono stati protetti dalla vaccinazione, proponiamo inoltre, per avere una maggiore sicurezza e protezione ai nostri cari, che almeno un familiare in qualità di caregiver venga vaccinato. Per ora ci limitiamo a chiedere a gran voce che queste nostre richieste siano prese in considerazione al più presto dalle autorità menzionate. Ci riserviamo in futuro di ritrovarci uniti, come è stato possibile oggi, per rivendicare proposti e diritti alla salute che ci sono stati sottratti negli ultimi anni dovuti a cattiva gestione della sanità pubblica nel nostro Paese. Sosteniamo l'iniziativa dei cittadini europei per ottenere la liberalizzazione dei brevetti, così da garantire il vaccino per tutti in tutto il mondo, non solo nei stati ricchi. Con la speranza di ritrovarci presto, ringrazio e auguro a tutti l'organizzazione e partecipanti un buon lavoro e una buona giornata. Familiari aderenti all'associazione Mai Soli, Anchise e Diana. Adesso vi passo alla presidente del Mai Soli, che vi dice anche lei due parole. Allora, io sinceramente sono un familiare. Ho aderito alla manifestazione perché penso che sia di diritto nostro di familiari e diritto delle persone disabili, anche se sono gravissime, la possibilità di essere accarezzati, tenere le mani, che vuol dire accoglienza, che vuol dire solidarietà, che vuol dire amicizia. E non capiamo la chiusura che da mesi, quasi un anno, viene fatta in tutte le RSA. Credo che sia inumano non garantire l'affettività ai nostri cari, anche a quelli che non riescono a capire, perché l'affettività non ha limiti di intelligenza, ma è una cosa che nasce dal cuore. Quindi io ho questa esperienza, e per l'esperienza che ho di un gravissimo, ho partecipato in quanto ritengo che l'umanità e non la disumanità deve essere il primo stadio del buon governo. Tutto qui. Va bene, grazie a
a Padova. A questo punto cambiamo la piazza e ci spostiamo a Milano, fuori dal Pio Albergo Trivulzio, dove c'è Laura Valsecchi per Medicina Democratica, l'Associazione Anchise e la Società della Cura. Appunto, questo è uno dei primi nodi con la Società della Cura. E lascio la parola a voi e so che subito dopo ci sarà anche Chiara Ponzini di Priorità alla Scuola, perché i problemi ovviamente sono differenziati e non soltanto sanitari. Prego, Laura. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie. Siamo qui davanti al Trivulzio, come diceva Antonio, come Medicina Democratica, Comitato Anchise, il coordinamento nazionale dei comitati, delle associazioni, delle vittime, dei familiari dell'RSA. Abbiamo aderito in primis anche proprio a quello che la Società della Cura ha proposto per le iniziative di questa settimana, in particolare quella di oggi. Abbiamo aderito per richiamare e per denunciare, per cercare anche proprio di creare delle condizioni diverse in riferimento alla tragica questione delle persone anziane, malate, croniche, non autosufficienti a casa e ricoverate nelle RSA. In primis richiamiamo il documento che la Società della Cura, al quale abbiamo collaborato, il Recovery Planet, proprio perché abbiamo voluto inserire anche noi i punti sulla salute degli anziani. Nel Recovery Plan proposto dal governo, le RSA non sono neanche richiamate. Le questioni della sanità e della salute sono veramente richiamate con piccoli flash. Noi invece abbiamo bisogno che si parli assolutamente di prevenzione, di cura territoriale, cura domiciliare, ospedalizzazione domiciliare, ospedalizzazione nel territorio e ricoveri sanitari in strutture che siano in capo al Servizio Sanitario Nazionale. Per questo oggi, insieme appunto a tutti i comitati come coordinamento nazionale, insieme al Comitato Anchise in primis, abbiamo prodotto anche un documento che richiama tutti questi punti. La necessità di rivedere, di cambiare radicalmente l'impostazione delle cure sanitarie universali per tutta la popolazione anziana, malata, cronica, non autosufficiente. E questo documento oggi a pioggia lo faremo arrivare, lo faremo partire, lo manderemo sia al governo, ai referenti principali, sia nelle regioni, perché vogliamo che si cominci a parlare di una medicina del territorio, di una medicina di cura delle persone anziane assolutamente diverse, a partire dal fatto anche che è stato redatto un protocollo, sono state redatte delle linee guida che prevedono la possibilità già da ora di poter riaprire le strutture, le RSA, in modo che i familiari possano ritornare dai loro cari che sono ricoverati, che sono completamente nell'abbandono, che stanno peggiorando non solo per il Covid ma anche per il fatto di essere assolutamente abbandonati. E questo è un altro punto importante sul quale si può intervenire, e ci sono già proprio tutte le modalità. Per cui noi chiediamo e vogliamo denunciare questa gravissima situazione che è in atto, che continua a produrre decessi, produrre morti, produrre isolamento, e vogliamo ripartire tutti insieme per poter costruire una nuova medicina per la persona anziana. Mi fermo qui e vi saluto tutti. Grazie. Grazie Laura. Dunque, a questo punto, sempre fuori dal Pio Albergo Trivulzio, c'è Chiara Ponzini per Priorità alla Scuola. Se Chiara è in collegamento. Chiara è in collegamento da me, quindi eccola qua. Okay. Chiara, la sentite? Prego. Aspetta un attimo, prego. Buongiorno a tutti e a tutti, mi sentite? Sì, sì. Benissimo, sono Chiara, Priorità alla Scuola Milano.
mese dopo mese, da un anno a questa parte, Priorità alla Scuola ha organizzato la lotta, dando un senso a quell'attesa che era diventata davvero messianica, di quegli investimenti pubblici che non sono mai arrivati, quegli investimenti pubblici in grado di garantire sicurezza sanitaria e al contempo, contemporaneamente, istruzione. Noi abbiamo quindi chiesto a medici compagni tamponi per sostenere studentesse e studenti nelle occupazioni. Noi abbiamo fatto telefonate e pressione continue su ATS Scuola richiedendo le USCA. Noi abbiamo provato a dar vita al welfare solidale di vicinato, contrastando l'abbandono istituzionale che colpevolmente allarga distanze e differenze tra quartieri popolari e quartieri borghesi. Mese dopo mese abbiamo alzato la voce perché si capisse che il riscatto della crisi pandemica può solo partire da un concetto di salute basato sulla prevenzione. Quella prevenzione che si potrebbe fare facilmente nei plessi scolastici distribuiti sui quartieri, anche solo trasferendo alle famiglie informazioni sanitarie chiare, magari tradotte per cittadini e cittadini di origine straniera, utilizzando le scuole distribuite capillarmente sui quartieri, sui territori. Si sarebbe potuto anche comprendere come il virus si muove in città, tra le persone, nelle strade, in quali vie. Sarebbe stato un servizio utilissimo. Priorità alla Scuola si è dovuto organizzare un po' come quando agli albori Medicina Democratica raccoglieva le nuove istanze del diritto alla salute dalle fabbriche, tra gli operai organizzati in sindacato, ricordando quell'avanguardia capace di estendere la consapevolezza della propria condizione a tutta la società civile. La pandemia ha dimostrato che non solo la Regione Lombardia, ma che l'intero sistema del welfare, pubblico italiano è malato, più che dell'incompetenza, devo dire, dal fallimento delle pratiche neoliberiste. Ora è chiaro a tutti che i costi di quell'efficienza lombarda, specialistica, ospedaliera, erano garantiti solo attraverso ampi processi di privatizzazione, di definanziamento della sanità pubblica, di riduzione dei servizi di welfare, davvero di mercificazione della salute. Del resto la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità è sempre più soggiogata a partite geopolitiche, condizionata da vincoli che le impongono le fonti di finanziamento in cui hanno sempre più spazio monopoli, finanza, grandi patrimoni. Internazionalismo sanitario, quindi, contro egoismi nazionalistici dei più forti, contro le strategie delle grandi imprese farmaceutiche che controllano la ricerca, la produzione, la priorità di assegnazione, rimandando totalmente la questione vitale del vaccino nei paesi più poveri. Dobbiamo tutti insieme percorrere la strada che porterà a un nuovo welfare sanitario mondiale, fondato sulla dimensione cooperativa ed internazionalista, sul diritto universale e inviolabile della salute. Grazie. Grazie dal Pio Albergo Trivulzio. Adesso vediamo di passare alla prossima piazza, che è quella di Firenze, dove c'è Bruno Bartoletti. Prego. Bruno, devi aprire il microfono. È aperto? Ok, sì, adesso si sente, grazie. Io sono un rappresentante dell'associazione Adina. Doveva esserci Anna Nocentini, molto più titolata di me perché studiosa della materia, ma un impegno troppo bello. E gli sono nati due gemelli pochi giorni fa, la figliola, quindi ha demandato a me di rappresentare la sua esperienza qui da voi. Allora, sono loro che in questa pandemia, gli anziani, noi rappresentiamo gli anziani, non autosufficienti, sono loro che in questa pandemia hanno pagato il tributo più alto di vittime per Covid. Quanti sono non si sa, ma se in Italia si conta 105.000 morti, di cui l'85% supera gli 80 anni, vuol dire che è stata fatta dagli eventi pandemici una strage. Si poteva evitare? Non lo so. La distruzione sistematica dei presidi sanitari sul territorio e la mancanza di investimenti sanitari pubblici, anzi sono stati tolti 37 miliardi di cui la maggior parte sono finiti alla sanità privata, hanno dato un colpo mortale a quell'efficacia che si poteva avere
per contrastare meglio questa pandemia, ma so che se si interveniva in maniera diversa nelle RSA si poteva evitare una parte di questa strage, mettendola in sicurezza da subito, ma non è stato fatto. Il 22/3/20 ci siamo rivolti con lettera all'allora presidente Rossi, all'assessore alla sanità e al direttore dell'ASL 3, con sollecito del 28/3/20 per ribadire le nostre reali preoccupazioni. Da un punto di vista nostro sul fronte sanitario hanno scoperto che il pericolo era sotto gli occhi di tutti. Anche il Consiglio Comunale di Firenze ricevette le nostre preoccupazioni, ma la realtà è ancora sotto gli occhi di tutti. Nelle RSA non sono previste figure professionali sanitarie come il geriatra o il medico di medicina generale. È previsto soltanto un infermiere per 40 persone anziane con le proprie patologie invalidanti, ma solo per il turno giornaliero, non notturno. Nelle residenze sanitarie assistite la figura professionale di riferimento sono le OSS, gli operatori sociosanitari, a cui è demandata la maggior parte del servizio di assistenza alla persona, che non riguarda la presa in carico da un punto di vista sanitario. Si occupano dei bisogni personali di ogni persona ricoverata, vestirli, lavarli, portarli a mensa e altre esigenze. In un modo di accoglienza, le OSS sono due per ogni turno. Altra figura è il fisioterapista, ma in diverse strutture non esiste. Poi ci sono i volontari a cui è affidato l'intrattenimento, adesso non ci sono per via del Covid. Quindi l'assistenza sanitaria, quella vera, manca, che l'ASL e noi cittadini paghiamo per ogni assistito 1.500-1.600 euro al mese per la quota sanitaria. Per problemi sanitari di una certa gravità e non cronica viene chiamata un'ambulanza e la persona viene mandata al pronto soccorso. In questo affare sulla salute, tutto privato, fatto su persone fragili con i loro diritti, sancito dalla Costituzione e dalle leggi, il profitto fa da padrone. E pensare che questo diritto di assistenza può essere negato, dopo aver superato un pesante calvario di burocrazia con lacci e lancetti che talvolta ti stringono alla gola, e finalmente riesce a inserire una struttura, un tuo caro, una madre, un padre, un fratello tramite l'assistenza sociale, ma non più una figura attenta ai tuoi bisogni, ma ti prospetta l'inserimento in lista di attesa, ma il bisogno è subito reale e accanto a te accetti e firmi con la struttura un contratto che ti obbliga al pagamento di 3.600-3.700 euro, di cui la metà dovrebbe essere pagata dalla sanità pubblica. Ma sei in lista di attesa per un servizio sociosanitario che non ha nulla di diverso dagli ospizi degli anni 70, anzi a mio avviso sono peggiorati. Tutti i servizi vengono affidati in appalto a ribasso, tenendo conto di certi parametri di base e gestiti dalle cooperative che, per avere profitti dalla gestione, restringono le regole di lavoro agli operatori più stress, minor guadagno e più lavoro nello stesso orario, che ricade sulla vita delle persone fragili da proteggere. Non è più possibile usare questo tipo di modello assistenziale lasciato in mano al privato, dove il principale interesse resta il guadagno. Noi abbiamo bisogno di ripensare questa assistenza dovuta dalle nostre leggi, dalla Costituzione e soprattutto da un dovere morale di tutti, soprattutto politico, per aver dimenticato i nostri anziani nelle RSA, senza essere protetti e senza vedere i propri cari, quando basterebbe un tampone negativo al familiare che vuole riabbracciare il proprio caro senza tende degli abbracci. L'assistenza domiciliare è la chiave per cambiare in un progetto migliore quello vero giornaliero, con ore di assistenza da parte di un operatore sanitario, coinvolgendo anche la famiglia, con soldi veri come quelli che date alle RSA. Perché non pagare un familiare? Sarebbe un'assistenza sicuramente migliore, oppure una fiscalità concreta, restare nel proprio domicilio è una sicurezza di affetti, un sorriso, una carezza e i propri ricordi fanno il resto. Grazie per me. Grazie a Firenze per appunto ricordare la questione della istituzionalizzazione dell'RSA RSD. A questo punto restiamo in Toscana, andiamo a Viareggio dal Comitato Sanità Pubblica Versilia. Elena Di Fiorino, prego. Ciao Antonio, mi sentite? Certo. Allora vi passo Gina, l'intervento lo fa lei, che è un'infermiera che lavora all'ospedale. Allora.
Buongiorno, mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti. Intanto un saluto qui da Viareggio, noi siamo il Comitato per la Sanità Pubblica di Versilia e stamattina siamo davanti all'ex ospedale di Viareggio, il Tabarracci. Oggi è diventata una casa della salute, però dietro abbiamo un'RSA privata. Noi in questi giorni ci siamo mobilitati all'interno delle quattro giornate dal 7 al 10 che sono state proclamate a livello nazionale e portando avanti le tre istanze sulle quali il Comitato si mobilita da anni. La prima riguarda la questione degli ospedali. Il nostro è l'ospedale Versilia, che è un ospedale che negli anni è stato svuotato e privatizzato e per cui in questi anni abbiamo fatto questa grossa attività di denuncia, di controinformazione e di mobilitazione legata proprio al fatto che l'ospedale ritorni a essere un centro capace di dare una risposta sanitaria adeguata al territorio. La seconda questione riguarda il territorio, che è un fatto molto importante. Noi prendiamo l'occasione per dire che stamani ci sono i lavoratori del PCA, una struttura convenzionata con l'ASL che si interessa dei tossicodipendenti e che questi mesi e che questi giorni è stata proprio chiusa per mancanza di soldi. Questo la dice lunga su come loro vogliono far funzionare i territori. La terza questione di cui noi ci siamo sempre mobilitati riguarda la questione dei lavoratori. Per noi è importantissimo sempre tenere questo versante al centro della questione della difesa della sanità pubblica. In particolar modo l'abbiamo fatto anche legando alla questione di una RSA della Guidara del nostro territorio Pietrasanta, dove ci sono stati diversi morti e dove i lavoratori sono stati non soltanto licenziati ma anche, come diciamo, perseguitati tra virgolette per la questione di aver denunciato le condizioni di lavoro e la mancanza di sicurezza. Vogliamo concludere questo intervento dicendo una cosa importante, intanto ricordando sempre in ogni occasione quelli che sono stati morti legati alla questione Covid, per cui noi vogliamo ricordare gli anziani della Villa La Guidara, vogliamo ricordare tutti i morti per i decessi da pandemia e in particolar modo vogliamo ricordare i lavoratori della sanità, più di 400 che hanno pagato questo prezzo altissimo. Noi continueremo la nostra attività di mobilitazione, di denuncia e di controinformazione, sapendo però che senza la mobilitazione, come abbiamo fatto stamani, vedete dietro di me ci sono il comitato che si è mobilitato col presidio, con gli striscioni davanti a questo all'ex Tabarracci, come dicevo prima, altri sono davanti alla Guidara. Noi pensiamo che senza questo aspetto della mobilitazione e senza l'organizzazione adeguata per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati, abbiamo più fatica appunto a mettere al centro la difesa della salute e fare attuare quella parola d'ordine che ormai è diventata una parola d'ordine di tutti, che la salute non è una merce e l'ospedale non è un'azienda. Vi salutiamo dalla nostra, da qui da Pietrasanta, da Viareggio, e buon lavoro a tutti quanti. Grazie, grazie allora, grazie da Viareggio. A questo punto ritorniamo in Lombardia, andiamo a Pavia, dove dovrebbe esserci Piero Rusconi del coordinamento pavese. Piero, se sei in collegamento ti chiedo di intervenire, se no passiamo al successivo che è Motta Visconti, sempre il coordinamento pavese, con Gianni Radici. Se li vedo, dunque, credo che non ci siano, per cui vediamo se possiamo riprenderli poi successivamente. Dunque, vediamo ora di collegarci, invece ritorniamo in Toscana e vediamo di collegarci con Cecina, dove c'è il Comitato per la Salute Pubblica di Cecina in collaborazione con l'Associazione Vita Indipendente della Bassa Val di Cecina, Vincenza Zagaria, appunto che fa l'intervento direttamente da lì. Prego. Vincenza Zagaria. Probabilmente manca anche lei. Dunque ci colleghiamo a questo punto con
Melegnano, Cernusco sul Naviglio, dovrebbero esserci o Jeanine Cartaud oppure Fulvio Aurora, però non vedo nessuno. Dunque, a questo punto io direi di anticipare l'intervento di Bologna, per cui uscendo dalla regione da cui almeno qui noi trasmettiamo, che è la Lombardia, e chiederei se vuole anticipare il suo intervento Niccolò Cuppini dell'Assemblea cittadina di Bologna, appunto, il quale ci presenta le loro iniziative e quello che sarà appunto il futuro per quanto riguarda appunto le iniziative dell'Assemblea di Bologna relativamente alla questione sanitaria. Se Niccolò vuole intervenire, prego. Sì, ci sono, buongiorno. Ti ringrazio. Buongiorno a tutti e tutte, grazie dell'invito. Giusto due parole per descrivere un po' il nostro percorso, che è un'esperienza che nasce dentro il primo lockdown dello scorso anno e diciamo così ha deciso di svilupparsi soprattutto durante la scorsa estate, a partire da un caso, diciamo così, a suo modo emblematico, sia la chiusura di un CUP in un quartiere di periferia, il quartiere Corticella di Bologna, una chiusura comunicata con un semplice foglio scritto a mano attaccato sulla porta, a partire, diciamo così, da quel episodio che in qualche modo iconico, che rappresentava una serie, una concatenazione di problemi, di fallimenti e di mala gestione della sanità, abbiamo appunto aperto questo percorso cittadino di confronto e discussione, approfondimento e iniziativa, che ha avuto vari tappe, vari passaggi di assemblee, di mobilitazioni. Siamo andati all'ASL, ad esempio, stiamo sviluppando una sorta di carta cittadina della salute, che cerca un po' di sia mappare le varie esperienze che sul territorio si muovono nel contesto di iniziativa, mobilitazione sulla sanità e sulla salute, ma anche cerca di fare in qualche modo rete con una serie di soggetti, da sindacati a di magari appunto operatori e operatrici sanitarie, medici, ma anche ricercatori e ricercatrici. E l'idea in qualche modo è quella di provare a costruire un tipo di percorso che possa mettere in dialogo e in iniziativa comune sia chi lavora nella sanità, sia, diciamo così, la cittadinanza. E abbiamo organizzato la settimana scorsa un convegno online chiamato Sindemia 0202, dove abbiamo appunto provato a mettere in dialogo una serie di figure differenti. Quindi questo percorso appunto si propone in un'ottica di lungo periodo, è molto giovane, ma appunto ci siamo detti e dette sin dall'inizio che ci mettevamo in gioco su una prospettiva lunga. Parliamo di sindemia, non a caso, che è un concetto che rispetto a quello di pandemia cerca di tenere in considerazione tutte le concause, tutte, come dire, il sovrapporsi di elementi che non sono esclusivamente legati alla dimensione, diciamo così, della malattia, alla dimensione del virus, ma che contengono anche determinanti sociali, ma anche ecologici, e quindi una molteplicità di crisi che sta investendo ovviamente non solo Bologna, ma tutto il pianeta Terra. Quindi stiamo guardando, e vado verso la chiusura, a altri momenti di costruzione di mobilitazione. Sicuramente uno spazio di visibilità crediamo che possa essere dato dal G20 sulla salute, che si terrà, che avrà un incontro importante in Italia il 21 maggio. Quello crediamo che appunto possa essere un'occasione per dare visibilità a una serie di iniziative nei territori sulla questione della salute, ma stiamo anche lavorando per giugno per costruire
un nuovo momento di confronto in cui stiamo provando a invitare una serie di ospiti da tutto il mondo per discutere insieme di come al di fuori dell'Italia è stata vissuta e viene gestita la dimensione pandemica. Chiudo davvero dicendo che sul tema dei vaccini stiamo rilanciando anche nel nostro territorio una campagna, insomma, contro i brevetti nei vaccini, che ci pare, sui vaccini, che ci pare di nuovo uno di quegli esempi lampanti di come di quali siano la rotta, diciamo così, che va assolutamente invertita. Quindi, insomma, questo vi ho raccontato un po' quello che è il nostro percorso e quello che verso cui ci stiamo muovendo. Insomma, ancora grazie per questo invito e spero ci saranno molte altre occasioni nelle prossime settimane e mesi per continuare a stringere appunto rapporti un po' in tutta Italia e non solo su questo tema oggi così centrale come la salute. Ok, grazie Nicolò, senza dubbio manterremo i contatti e appunto nei prossimi settimane, nei prossimi mesi cercheremo di riunificare appunto tutti questi movimenti relativamente alla salute, perché è davvero importante. A questo punto io do la parola a Cremona, a Gianni Grazioli, se mi sente, in modo tale che in questa maniera possiamo vedere di sentire appunto a Cremona come sta andando. Dunque, Gianni Grazioli, prego. Prego, Gianni Grazioli. Non ti sento. Da Cremona, Gianni Grazioli, prego. Allora, vediamo di andare da altre parti, per cui non so se Pavia si è collegata. Pavia non risponde nessuno. Stessa cosa, allora, Motta Visconti, vediamo se riusciamo a collegarci con loro. No, va bene. Per Cecina, Vincenza Zagaria, non so se si è rimessa in collegamento. Vedo che neanche loro ci sono. E, per cui a questo punto io darei la parola a ASTI, alla Società della Cura Coordinamento di ASTI, dove dovrebbe esserci appunto Simonetta Ferrero. Non c'è neanche Simonetta Ferrero. E dunque, a questo punto io mi metterei in contatto con chi vedo in diretta, per cui mi collegherei. Allora, vedo che è appena arrivata Roberta dell'Associazione Amor di Angera, mi collegherei con Antonio Burattini, se mi sente. È stata un po' sconvolta la scaletta, ma purtroppo ci sono stati dei problemi. Antonio Burattini non mi risponde, per cui chiedo alla società. Antonio? Prego, ecco. Sono, aspetta sì. Un attimo che sto cercando, che c'era. Eccolo, aspetta. Ti mando. È un vuoto. Dai, sei in diretta. Vai. Sì. Sì, ciao Marco, ciao a tutti. Siamo qui in piazza Montecitorio a Roma per manifestare nell'ambito delle manifestazioni indette oggi per la Società della Cura, la Medicina Democratica, dal Forum per il Diritto alla Salute e tutte altre associazioni. In particolare oggi qui la nostra manifestazione è a sostegno della campagna internazionale per la sospensione dei brevetti sui vaccini. E abbiamo avuto l'adesione di moltissime forze politiche, sociali e sindacali, e questo anche in una situazione molto difficile delle manifestazioni in presenza e dell'organizzazione di manifestazioni in presenza. La nostra piattaforma
è naturalmente quella non soltanto di sospendere i brevetti sui vaccini, ma di aumentare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, non dirottandolo però, come oggi avviene, al 50% sulle strutture sanitarie private accreditate, ma riprendendo un piano straordinario di assunzioni all'interno del Servizio Sanitario Pubblico. L'altro punto importante è la democratizzazione delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, perché oggi sono un enorme centro di potere legato anche a questa figura anacronistica, antidemocratica del direttore generale, riproponendo la partecipazione dei cittadini, dei lavoratori e dei comuni, cercando di superare questo conflitto gravissimo tra Stato, Regioni e Comuni, una lotta anche di ordinanze, di iniziative che in qualche modo ha penalizzato l'intervento sanitario sull'epidemia. Oggi ci troviamo in questa stessa situazione come abbiamo vissuto nei mesi precedenti, anche durante la campagna, diciamo, vaccinale, in cui lo scontro tra regioni ha acuito i problemi che già abbiamo per quanto riguarda questo grande scontro geopolitico e commerciale internazionale sui vaccini. Chiuderemo oggi pomeriggio con una grande manifestazione al Santa Maria della Pietà, all'interno dell'ex lavanderia, un centro sociale che è stato occupato nell'ex ospedale psichiatrico di Roma ed è stato sgomberato recentemente e rioccupato, perché pensiamo che bisogna rilanciare l'utilizzo delle strutture abbandonate, come la lotta che è stata fatta a Villa Tiburtina e pure dal coordinamento del Forlanini per la riapertura e l'utilizzo sanitario del Forlanini. Siamo una cinquantina di persone, non è poco, adesso stiamo facendo una serie di interventi, sta intervenendo Franco Russo del coordinamento contro ogni autonomia differenziata e poi interverranno le forze politiche e sociali che hanno aderito alla manifestazione. Vi ringrazio a tutti, buona giornata. Marco, possiamo scollegare? No. Ciao Antonio. Ciao, se vuoi intervengo io qui sempre da Piazza Montecitorio. Ok. Antonio, metti il microfono. Aspetta che... Ok, mi sentite adesso? Pronto? No. Oggi è un problema questa cosa. Moscolino, attiva il microfono. Prego. C'è un po' di confusione. Adesso ti sento. Ok, prego. Allora, okay. Dovresti accendere la videocamera, se riesci, se no vabbè. Sì, aspetta. Perché? Niente, in ogni caso, vediamo se okay. Vuoi intervenire. Ok, è andata. Prego, ok, ecco, così ti vediamo. Ok, ci sono riuscito. Prego. La tecnologia non è il nostro forte. Allora sì, buongiorno a tutti, sono Antonio Burattini, presidente di Anchise, e anche noi siamo qui a Piazza Montecitorio oggi con questa a fare questa manifestazione con un bel gruppo di persone qua presenti e... Diciamo niente, ci troviamo qui oggi per manifestare, per far presente quella che è la situazione della sanità, dell'RSA, dell'RSD, soprattutto in questo momento dove continuano a morire le persone, dove continua soprattutto questa storia di non farci entrare dentro queste RSA, dove non si riesce più a vedere i nostri parenti, dove non sappiamo cosa succede dentro. E come Anchise l'altro giorno abbiamo fatto un webinar dove abbiamo avuto delle persone come l'avvocato Locati, come Amnesty International e soprattutto la dottoressa Parolari, che ha parlato di un protocollo che è stato fatto da lei e un suo dottore in cui si può entrare nell'RSA in maniera tranquilla, in maniera sicura, per cui per questa cosa lei è stata tra l'altro estromessa dalla presidenza del gruppo di RSA che dirigeva.
noi lo faremo nostro con tutte le altre associazioni e cercheremo di portarlo avanti affinché finalmente vengano tolti questi divieti di poter entrare all'interno di queste strutture. Qui, diciamo, in maniera impropria, non ci stanno più facendo vedere i nostri parenti. E quindi ecco, cercheremo di fare questa forzatura. Abbiamo fatto insieme a Medicina Democratica, a Diana, a Promozione Sociale di Torino e al Libro Verde e ad altri comitati della Toscana e del resto d'Italia un documento che credo, se riusciamo oggi, altrimenti domani manderemo a tutte le istituzioni con le nostre intenzioni su quello che noi riteniamo opportuno si debba fare e si debba pronto, come si debbano qui da Cernusco mi sentite futuro... anche se potremmo fare scusa non ho capito era un'interferenza delle RS. Ok, vedo sì. E ecco il futuro delle RSA, il futuro della sanità, il futuro delle persone disabili anziane. Secondo noi va rivisto tutto il sistema sanitario italiano, che deve essere soprattutto pubblico e non più privato. Noi vogliamo una forte espansione nel pubblico, per cui cercheremo in tutti i modi di sollecitare le istituzioni tutte, a tutti i livelli, regionali e nazionali, per fare questo. E credo che se continuiamo così, con questa diciamo collaborazione con tutte le associazioni, i comitati a livello nazionale, sarà forse ci potremmo riuscire. Questa è una delle cose più belle che sta avvenendo fuori ora, questa manifestazione dal basso, con questa unione di tutti i comitati, di tutte le associazioni italiane che stiamo collaborando insieme. E mi auguro che continui a portare avanti questa bellissima iniziativa. Ecco, siamo qui e niente, come vedete c'è la piazza che è piena e quindi ecco, stiamo anche parlando, ci sono persone che stanno parlando del momento. Ok, credo che il mio tempo sia finito, vi saluto e buona giornata a tutti. Grazie a Antonio Burattini Antonio Burattini da Roma. E dunque a questo punto io proverei a rivedere se riusciamo a riconnetterci con Pavia, con Piero Rusconi. Piero Rusconi. Piero Rusconi? Chi sta parlando? Perché non si riesce a capire. Piero Rusconi, ok, prego. Posso dire la mia? Prego. Si sente malissimo. Piero, ti sentiamo poi magari più tardi. Provo a vedere se c'è qualche altro già in collegamento. Perciò vediamo se da Cecina, il Comitato per la Salute Pubblica di Cecina in collaborazione con l'Associazione Vita Indipendente della Bassa Val di Cecina. Dovrebbe esserci Vincenza Zagaria. Prego. Antonio, ci siamo. Prego. Ci siamo, ti passo la Vincenza Zagaria di Vita Indipendente. Benissimo. L'auricolare, se no non posso. Un attimo solo. Ci siamo. Allora, mi sentite? Perfetto, allora siamo qui a Cecina, una cittadina di circa 24.000-25.000 abitanti e abbiamo moltissime RSA e ne stanno costruendo un'altra molto molto grande. Noi abbiamo questo estremamente grave
perché riteniamo che le persone non autosufficienti debbano essere seguite nella loro casa finché è possibile e laddove è possibile. Però questo possibile lo dobbiamo decidere noi, le persone direttamente interessate, se siamo in grado di farlo, o comunque i nostri familiari, o comunque chi ci sta accanto. Ecco, noi non chiediamo che sia veramente potenziata la medicina di territorio e l'assistenza domiciliare, l'assistenza territoriale. Le grandi istituzioni distruggono l'esistenza delle persone e vietano il maggior diritto umano, che è quello della libertà di scegliere della propria esistenza, della propria vita. Ecco, di questo nessuno ne parla. Cioè, noi siamo privati dei diritti umani fondamentali. Eppure esistono le carte, esistono i diritti, esiste la Costituzione e noi continuiamo ad essere completamente non tutelati dalle leggi che pure ci sono. Quindi chiediamo che le RSA diventino strutture, se proprio sono necessarie, laddove sono necessarie, comunque piccole e non mega strutture. La nostra amministrazione nel 2012 aveva concordato con questi capitalisti la costruzione di questa mega RSA e noi cittadini siamo venuti a conoscenza nel 2020. Quindi immaginate qual è il processo di democrazia, il processo di conoscenza e di condivisione con la popolazione delle scelte che riguardano la nostra vita. Questo lo riteniamo estremamente grave, molto molto grave. Quindi le persone con disabilità oltretutto hanno delle specificità per essere aiutate molto particolari, e soltanto persone che sono a conoscenza della specificità dell'individuo possono occuparsene. Quindi noi chiediamo il rispetto della persona mantenendoci a casa nostra, facendoci scegliere se proprio non vogliamo più vivere a casa nostra. Questo è un diritto fondamentale per tutte le persone, anziane o disabili non autosufficienti. Le risorse sono enormi, sappiamo che le rette sono molto elevate, dai 3.000 ai 3.500 euro al mese, e quindi noi chiediamo che questi soldi siano destinati a un lavoro capillare presso le proprie abitazioni. Questo è anche un altro modo per produrre lavoro, ma non è necessario ammassare le persone nelle RSA per barattare posti di lavoro. Ora basta con questa menzogna. Noi chiediamo veramente il pieno rispetto e sono contenta che oggi in tutta Italia ci stiamo muovendo, che Medicina Democratica sta facendo questo grande lavoro importante, e chiediamo che sia sempre più forte l'attenzione presso nei confronti delle persone che vivono sulla propria pelle il dramma di non poter scegliere dove morire, come morire, con chi morire, oppure vivere, con chi vivere, dove vivere, come recita la Convenzione ONU sui diritti per la disabilità. Grazie e forza, e lottiamo. Grazie, grazie a Cecina e a Vincenzo Zagaria per questo intervento. Adesso provo a rivedere se c'è la possibilità di sentire ancora, dunque Pavia non la vedo nuovamente, per cui a questo punto darei la parola a Cremona, a Gianni Grazioli. Dunque, se Gianni Grazioli mi sente, può intervenire. Gianni Grazioli non c'è. Allora, andiamo a Melignano e a Cernusco sul Naviglio con Jeanine Carteau. Prego. Jeanine, devi aprire il microfono. Eh,
Mi sentite adesso? Sì, prego, prego. Scusate, puoi anche aprire la videocamera se vuoi. Se no parla comunque, va bene. Ecco, adesso ti vediamo. Okay. Allora, io vi parlo da Cernusco sul Naviglio. Qua adesso le persone cominciano un po' a muoversi, a andare via. Faccio vedere un po' così. Grazie. E fino adesso ero fra 50-60 persone, sono stati diversi interventi. Sono intervenuta io, una consigliera del Consiglio Comunale, Rita Zecchini, è intervenuta anche altre persone. Il primo obiettivo dunque che ho sottolineato era ottenere la sospensione dei brevetti sui vaccini per far sì che possano essere prodotti in grandi quantità per vaccinare tutta la popolazione mondiale, perché la sola risposta efficace alla pandemia è ovviamente di farla su scala globale basata sulla solidarietà internazionale. Mentre all'OMC gli Stati Uniti e l'Europa hanno votato contro la liberalizzazione dei brevetti, noi chiediamo a tutti di fermare la petizione iniziativa cittadina europea che chiede appunto questo. Poi ho spiegato un po' che sulla SSM Legnano Martesana sembra che vogliano chiudere due centri vaccinali più piccoli a Trezzo Melzo, anche quello di Pioltello. Eravamo contenti perché ne hanno aperto uno a Cernusco sul Naviglio, all'ex Filanda, e adesso ne apriranno uno grandissimo al Parco Novegro, ma sarà gestito da San Raffaele San Donato, e poi nel frattempo chiudono i piccoli centri. Dunque le persone devono spostarsi tanto, e poi in più alcune persone anziane non sono state ancora chiamate. Dunque questa è la prima cosa. Poi ovviamente abbiamo messo in evidenza i problemi della medicina territoriale che manca, le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale che dovrebbero assistere le persone, ne parlano, però dovevano essere 200 in Lombardia e qua ci sono le cifre, che un balletto di cifre, e mi sa che ne mancano più di 50 in tutta la Lombardia. E liste d'attesa, perché quando chiami per avere una visita, ti chiedono di aspettare un mese, e questo favorisce la sanità privata. Dunque niente, abbiamo anche invitato il sindaco, che non si è visto. Dunque noi proseguiamo, cioè, poi c'è anche la legge 23, che è sicuramente da cambiare totalmente, perché abbiamo visto cosa ha prodotto in questi mesi di pandemia e disastri in particolare nel Bergamasco e in tutta la Lombardia. Dunque niente, vi ringrazio per il collegamento e buon lavoro a tutti. Ciao. Grazie Janine. Dunque adesso vedo che è entrato Gianni Radici da Motta Visconti, prego. Gianni Radici, se vuoi intervenire, se no niente, proseguiamo. Dunque non so se è in collegamento qualcuno da Verona, l'associazione Diana, doveva esserci Donatello Oliosi. Se no, a questo punto io darei la parola, visto che la vedo al monitor, all'associazione Amor di Angera, all'associazione Amor di Angera, Roberta Falasca, la quale appunto ci dirà la sua associazione, che cosa sta portando avanti in questi periodi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sono Roberta Falasca, membro del direttivo dell'associazione Amor, che è Mamme per Londoria in Rinascita. Londoria è il nostro ospedale di Angera, in provincia di Varese, sul Lago Maggiore. Scusa, Antonio, sono Donatella Oliosi. Prego, prego. Vado avanti io? Sì, prego, prego. Noi siamo nati come associazione nel marzo del 2017, dopo che i primi di dicembre c'era stata l'improvvisa chiusura del punto nascita e del reparto di pediatria. Immediatamente, con una grande protesta popolare che ha visto unirsi a noi tantissima gente, ci ha portato a occupare, a presidiare l'ospedale.
Da domenica 11 dicembre 2016, per circa 2 mesi, giorno e notte, noi abbiamo presidiato l'ospedale dormendo in ospedale su materassi improvvisati, siamo rimasti comprese le festività natalizie. Insomma, abbiamo lottato in qualcosa che credevamo veramente che erano questi due reparti per noi essenziali per l'ospedale di Angera. Poi, dopo 2 mesi, questi reparti li hanno riaperti e chiudendoli alcuni mesi dopo. E li hanno chiusi entrambi con il servizio di pediatria ridotto alla presenza di un pediatra in primo soccorso solo per poche ore al giorno. Questo è stato il primo di una lunga serie di depotenziamenti che ha visto il nostro ospedale venire sempre più privato di servizi essenziali per la comunità. È impensabile che ci si possa rivolgere solo agli hub di riferimento e siamo convinti che i piccoli ospedali di periferia siano invece una grande risorsa per il territorio. Proprio questa pandemia che si sta affliggendo ormai in questi giorni ci ha portato alla luce un sistema sanitario indebolito dai tanti tagli subiti negli ultimi anni e forse ha dimostrato finalmente che non esiste nessuna eccellenza lombarda. In questi anni Amor ha continuato a monitorare la situazione nel nostro ospedale e dialogando con le istituzioni e contestando dove vedevamo politiche sbagliate. E dalla protesta siamo passati ad essere proprio positivi poi con la SST dei Laghi, la TS in Subria. E abbiamo dato il via a tanti progetti di cui ne siamo veramente orgogliosi. Ci siamo uniti a tante associazioni sul territorio perché siamo convinti che solo unendoci, solo in tanti, possiamo portare avanti i nostri diritti e insieme a loro abbiamo attivato diverse raccolte fondi. E insieme abbiamo acquistato ad esempio un'auto per il progetto Estetica di Famiglia, che è un progetto pilota rivolto alle donne con basso rischio ostetrico che risiedono in uno dei comuni che fanno capo a Sesto Calende, in cui l'ostetrica va direttamente a casa della partoriente che decide di partorire nell'ospedale di Varese oppure di Cittiglio, quindi dando un'assistenza alla donna direttamente in casa garantendo la massima sicurezza. Vorremmo poi anche come Amor che tutti i servizi della maternità fossero accessibili pubblici e territoriali, che l'ostetica di famiglia accompagnasse le donne dall'adolescenza alla menopausa e poi anche per tutto il percorso nascita. Abbiamo acquistato EDP fin dalla prima ondata Covid, un anno fa quando era molto difficile reperirli, e abbiamo donato all'ospedale ma anche ai nostri medici di base e ai pediatri del territorio. Abbiamo acquistato attrezzature e strumentazioni per l'ospedale come saturimetri e CPAP, e poi anche dei telefonini per permettere alle persone ricoverate che sono lontane dai loro cari di poter parlare con i loro familiari, e questo è, ritenevamo, molto importante. Poi grande sarà la collaborazione Amor come volontariato, infatti siamo presenti al checkpoint, eravamo presenti al checkpoint per la misurazione della temperatura. Oggi ci siamo per lo screening mammografico perché vogliamo comunque divulgare che la prevenzione anche in questo periodo Covid è molto molto importante, quindi i percorsi sono sicuri, la prevenzione va sempre fatta e continuate a farla anche in questo periodo, di non farsi spaventare insomma dalla pandemia. Muscolino, io sono pronto. Gli accessi sono sicuri e si può fare. Siamo presenti nei centri vaccinali per gli utenti che si recano per la somministrazione dei vaccini. Insomma, in questo momento il nostro ospedale è stato trasformato in ospedale Covid, ma noi chiediamo con forza progetti futuri per il suo futuro. Chiediamo impegno da parte di tutti, ognuno per il proprio ruolo che occupa. L'ospedale di tutti, chiedere un futuro per l'ospedale è un impegno per tutto il territorio. Il diritto alla salute non può avere un colore politico, perché la salute non è merce, ma è un bene generale e la sanità non è un'azienda. Grazie a tutti. Grazie all'associazione Amor. Dunque, adesso cerchiamo di... Muscolino, posso parlare io? Sì, prego, prego. Allora, adesso Gianni Grazioli da Cremona, prego. Prego. Mi senti? Sì, ti sentiamo, prego. Anche Cremona è presente in questa giornata di lotta ed aderisce alle iniziative del coordinamento lombardo per la tutela della salute, contro la scandalosa gestione della campagna vaccinale, contro la pessima gestione della sanità, in particolare contro la falsa eccellenza di quella lombarda che con nell'ordine Formigoni, Maroni, Fontana, puntando tutte sulle privatizzazioni e sui grandi ospedali, ha dimostrato, ha distrutto la sanità pubblica
di prossimità e di territorio. Contro la inadeguatezza gestione delle RSA che sono trasformate in una mattanza che non può essere dimenticata. Nella settimana in cui si celebra la Giornata Mondiale per la Salute, ci mobilitiamo contro la commercializzazione della sanità, rilanciando la lotta per l'accesso e il diritto alla prevenzione primaria, alle diverse forme di cura, compreso il vaccino anti-Covid-19. L'11 marzo l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha respinto la richiesta di India e Sudafrica di sospendere i trattati della proprietà intellettuale per poter riprodurre il vaccino ovunque. Si sono opposti come sempre i paesi ricchi, gli Stati Uniti, il Canada, l'Unione Europea, difendendo l'arroganza e la miopia delle case farmaceutiche. Di fatto il vaccino lo abbiamo pagato 3 volte, finanziando la ricerca con denari pubblici, stipulando contratti capestro con le multinazionali e garantendo loro profitti altissimi, accettando di pagare con denari pubblici eventuali malfunzionamenti. E con i ritardi che ci saranno nelle somministrazioni in tutto il mondo, lo stiamo pagando una quarta volta in termini di vite umane. In Italia, a questa velocità, saremmo tutti e tutti vaccinati nel 2023. Nei paesi più poveri la vaccinazione potrebbe essere completata solo fra 5-6 anni. Situazione che, oltre ad essere inaccettabile anche per la salute, è un diritto fondamentale, ci riguarda da vicino, perché il virus non conosce frontiere. Dobbiamo sconfiggere il virus nello stesso momento e ovunque. Per questo occorre aumentare la capacità produttiva dei farmaci e dei vaccini e farlo subito. Ogni giorno di ritardo nella vaccinazione comporta l'aumento delle vittime, la chiusura ripetuta delle scuole, la mancata educazione dei giovani, molti sacrifici per le famiglie, la chiusura della sanità, la crisi economica fino alla povertà di sempre più cittadini. È ora di cambiare per il bene di tutti e tutti. Le nostre vite devono contare più dei profitti delle aziende e dei bilanci delle aziende sanitarie. Siamo per il diritto e l'accesso universale alla prevenzione e alle cure, contro tutte le forme di privatizzazioni e di esternalizzazioni. Dobbiamo firmare tutte le iniziative dei cittadini europei, l'ICE, per sbloccare i brevetti sui vaccini e sui farmaci. In questo quadro denunciamo la situazione disastrosa delle vaccinazioni Covid-19 della Lombardia, che ha saputo coniugare inefficienza e spreco di denaro pubblico al massimo livello, causando disagi inimmaginabili, in modo particolare alle categorie di persone più anziane e fragili, e che avrebbero bisogno del massimo dell'attenzione. Evidentemente non è servito molto il cambio di assessore Gallera, cacciato dopo averne fatte più che Bertoldo, se i nuovi Moratti Bertolaso, giorno dopo giorno, stanno dimostrando che al peggio non c'è mai fine. Va condannata senza termini la scelta di dare priorità alle vaccinazioni a svariate corporazioni, avvocati, docenti universitari, eccetera, escludendo le fasce dei più anziani e da reale rischio di vita, aumentando coscientemente il numero dei decessi. Al netto dell'inefficiente e di incapacità, paghiamo decenni di tagli al Fondo Sanitario Nazionale, 37 miliardi persi in 10 anni, di riduzione dei posti letto, di mancate assunzioni nel Servizio Sanitario Nazionale, di chiusura dei presidi territoriali e dei consultori, di progressiva esternalizzazione e privazione dei servizi, a cominciare dalle RSA, ormai tutte privatizzate e dimostratesi assolutamente inadeguate a garantire un decoroso livello di cura ed assistenza delle persone anziane, malate croniche e non autosufficienti. Noi chiediamo che, alla luce della strage degli anziani che pretende giustizia e non può essere dimenticata,
di non ritornare a come eravamo prima, ma attivare la medicina del territorio, i distretti, le case di salute, comprese le prestazioni domiciliari, e organizzare le cure delle residenze sanitarie. Il fatto di trovarci a protestare sotto le finestre delle case simboliche dei sindaci del nostro territorio non è casuale, vuole essere un modo per lanciare un appello perché i sindaci rivendicano il loro ruolo di responsabilità nel diritto alla salute, come rappresentano, che sappiano porsi al degrado dei servizi sanitari frutto di una politica dei servizi finalizzata al profitto e dalle privatizzazioni. Se così sarà, noi saremo con loro per difendere e rivendicare il più universale dei diritti, la salute. Intanto noi siamo stati in tante piazze lombarde e non solo il 20 febbraio scorso. Siamo in piazza oggi, saremo in piazza nella prossima settimana con determinazione e continuità contro la politica sanitaria della Regione Lombardia, introdotta dalla legge 23/2015, che ha spalancato le porte alle privatizzazioni, contro le speculazioni e i profitti sui bisogni della gente. Chiudo. Grazie, grazie allora da Cremona. A questo punto vediamo di collegarci con Verona, con l'associazione Diana, la dottoressa Ogliosi. Complicato. Se ci sente, la dottoressa Ogliosi da Verona. Non so, non risponde nessuno, va bene. Allora andiamo avanti e vediamo dunque di collegarci invece con Asti, con Egle. Egle Piccinini da Asti, prego. Allora, niente, proseguiamo. A questo punto, allora, vediamo, forse ci mettiamo in collegamento con Verona. Dunque, Verona, siete in collegamento? E con chi parli, scusa? La dottoressa Ogliosi? Sì, sono io. Prego, sì, prego. Sì, siamo collegati. Prego, da Verona. Prego. Allora, qui è l'associazione Diana. E siamo in Piazza Bra davanti al municipio e abbiamo come dire voluto fare questa mobilitazione col coordinamento nazionale per chiedere il rispetto dei cittadini che hanno fatto hanno presentato in quest'ultimo anno diverse istanze per quanto riguarda l'assistenza delle persone istituzionalizzate all'interno delle RSA e delle RSD. Tutte queste istanze che riguardano la cura, il garantire la salute, non solo diciamo la salute fisica, ma anche la salute psicofisica delle persone istituzionalizzate, che sono tutte persone fragili, non autosufficienti, anziani o disabili. Abbiamo fatto queste istanze e sono rimaste da un anno tutte senza risposta. Allora oggi ci siamo riuniti qui insieme al coordinamento nazionale e ringraziamo di questo Medicina Democratica, Fondazione Promozione Sociale e tutte le altre associazioni, il Libro Verde, che, con le quali abbiamo collaborato. Vogliamo chiedere il rispetto delle regole, il controllo all'interno delle strutture, sia per quanto riguarda il lavoro degli operatori sanitari e la loro anche retribuzione, dobbiamo dire, perché è molto importante garantire un'adeguata retribuzione al personale sanitario, ma è altrettanto importante garantire il benessere psicologico delle persone, che non devono limitarsi a sopravvivere, ma devono vivere con dignità. E questo vuol dire considerare anche le loro aspirazioni, i loro interessi, le loro relazioni sociali. A questo punto ci domandiamo, campagna vaccinale ormai completata all'interno delle strutture, come mai non possiamo ancora entrare
le familiari non possono ancora vedere in presenza i loro cari. Possiamo solo domandarci se dietro a questo c'è la volontà di fare qualcosa veramente, oppure di non fare nulla. Oggi qui siamo in tanti, qualcuno è già andato via perché era un po' stanco sotto il sole, e dobbiamo dire che la partecipazione è stata molto sentita, ecco. Noi vogliamo che sia gli operatori che gli ospiti siano riconosciuti nella loro dignità di persone. Questa è la nostra richiesta, per cui trasparenza, rispetto, ordine, controllo sono le nostre parole chiave. Chiediamo di tenere conto anche del fatto che le persone che sono all'interno sono persone, ecco, persone che hanno davanti a sé una vita, e soprattutto nel caso dei disabili questa vita può avere un'aspettativa abbastanza lunga, quindi rispettiamoli, rispettiamo la loro dignità. Grazie. Grazie da Verona. Allora, a questo punto, grazie da Verona. A questo punto io do la parola a dunque, non so se c'è qualcuno di Asti che deve intervenire. Forse no. Dunque, allora andiamo a Brescia, se c'è qualcuno in collegamento da Brescia. Non vedo nessuno. Allora andiamo a Bergamo. A Bergamo il presidio del mercato con il coordinamento bergamasco e l'associazione Art 32. Prego, faccio parlare allora prima Pia Panseri e poi Dario Carta. Ciao a tutti. Noi siamo qui come coordinamento territoriale per il diritto alla salute di Bergamo. Siamo qui ancora oggi per affermare ancora una volta che la salute va tutelata e che la sanità deve essere pubblica. Abbiamo scelto di essere qui fuori da un mercato popolare che è a ridosso dello stadio, e devo dire che sono piacevolmente sorpresa perché la risposta della popolazione e dei cittadini è altissima. Abbiamo raccolto un sacco di firme perché ci siamo portati un computer e stiamo facendo firmare, c'è la coda per firmare, e abbiamo fatto anche una brochure che vi mostro, non so se la vedete, non so, magari non si, sì, ecco, molto accattivante, che i cittadini prendono e leggono con piacere, e per cui il riscontro è molto piacevole, insomma. Abbiamo deciso anzi di riproporre la stessa manifestazione, lo stesso presidio, se in settimana prossima nella provincia. Tra le altre cose, oltre al fatto di raccogliere le firme perché i vaccini siano liberi e disponibili per tutti, abbiamo fatto degli interventi in piazza in cui chiediamo al nostro sindaco conto di che cosa è successo in questa terra martoriata. A tutt'oggi mancano l'appello 104 medici territoriali, 104 medici di base nel territorio della Bergamasca, e due in due quartieri popolari proprio della città. E questo è dovuto, si sa, alle politiche della famigerata legge 23 che ha distrutto la sanità territoriale. Però anche i sindaci hanno le loro responsabilità, soprattutto il nostro, devo dire, che dovrebbe tutelare in quanto massimo organo istituzionale per una città sulla sanità, che dovrebbe tutelare la salute, e invece gli è preso la mania di tagliare alberi a iosa e di cementificare. In un quartiere a ridosso dell'aeroporto vorrebbe far passare un treno in mezzo al quartiere, che taglierebbe in due il quartiere, erigendo muri ad oscurare le finestre. Questa non è la sanità che dovrebbe lui per primo proteggere. Siamo qui anche
per parlare della riforma della legge 23 che abbiamo detto a gran voce e continueremo a dire e lottare su questa cosa, non va riformata ma assolutamente rifatta e riscritta per ricostruire un sistema sanitario pubblico al servizio dei cittadini in funzione dei loro bisogni. Adesso lascerei la parola a Dario Carta, lo passo addirittura qui sul mio telefono. Mi sta dicendo che è collegato, quindi io chiudo questo collegamento e poi parlerà lui. Grazie. Grazie. Allora, Dario Carta, prego, poi abbiamo il video, lo possiamo mandare, almeno ci proviamo, vediamo. Sì. Ma posso parlare o aspetto che il video vada? Prego, come preferisci tu, se vuoi proviamo a mandare prima il video. Facciamo il video e poi parlo. Facciamo il video e parlo. Ok, allora mandiamo questo video. Vediamo se ci riusciamo. Allora. Così. Funziona. Allora, via. Si sente, si vede? Sì, si vede. Cosa vuol dire? No, poi devo parlare io. Cosa vuol dire? Ma che bel lavoro che hanno fatto a Bergamo. Bergamo ha fatto tutto un PowerPoint con le slide. Ah, con tutta una roba. Sì, adesso allora mi sentite anche intanto? Sì, ecco, prego. Così apriamo il tempo che sarò breve. Allora, ciao a tutte e ciao a tutti, io sono Dario Carta di Bergamo, uno dei curatori e delle curatrici di questa iniziativa Articolo 32. Non è un'associazione ma un'iniziativa perché è stata promossa da un'altra associazione, Smarketing, assieme a Medicina Democratica e con il sostegno di AIAP, che è la nostra associazione di grafici. E assieme a noi a questa iniziativa hanno collaborato altre realtà. Adesso è lunga ricordarle tutte, anche Amnesty International Lombardia, Orlando e molte altre ci hanno dato il supporto. Il sito è, come vedete dal video, art32.it, in cui sono caricati tutti i poster. L'iniziativa, cercherò di essere sintetico, è un'iniziativa che abbiamo, alla quale abbiamo iniziato a lavorarci l'anno scorso, nell'estate del 2020, tra Bergamo, Alzano e Milano, in quanto abbiamo visto in questa forzatura, in questa chiusura obbligata, abbiamo riflettuto, insomma, sia come grafiche che come grafici che come pedagogiste, perché è un gruppo di lavoro molto eterogeneo e vario, in cui ci sono varie professionalità che abbiamo messo a disposizione. E abbiamo deciso di chiedere a 40 grafici e grafiche di lavorare sull'articolo 32 della Costituzione, liberamente ispirate. Abbiamo fornito loro delle parole chiave, perché l'idea nostra è proprio l'appropriazione di nuovo, come campagna di affissioni, delle vie cittadine. In questo caso è iniziata a Bergamo. Però la mostra, oddio, la campagna di affissioni è itinerante, quindi vi invitiamo a visitare il sito, perché può essere portata da chiunque. C'è qualcuno che ha acceso il microfono. Cioè, chiunque può portarla, come dire, nelle proprie città, associazioni, privati cittadini o private cittadine, la può portare ovunque. Sono 40 manifesti, si possono affiggere sia all'esterno che all'interno, ed è molto interessante perché avete visto il video, come dire, uno sguardo tutto tondo con diversi strumenti, ed è molto, come dire, molto visiva. Emergono vari punti di vista, tutti incentrati però sulla centralità del diritto alla salute come bene pubblico. E nulla, io sono stato molto breve, ma vi invito veramente a rivedere il sito, che è www.art32.it, e ringrazio anche Medicina Democratica perché ci ha aiutato molto in questo percorso di elaborazione dei manifesti e di cosa chiedere alle grafiche e ai grafici, oltre che anche all'AIAP. Io vi saluto e vi ringrazio da Bergamo. Grazie a Bergamo, grazie a Dario per questa importante iniziativa che chiaramente faremo circolare anche noi.
Il video poi lo posteremo all'interno dei nostri, delle nostre pagine Facebook. Allora, Asti, non riusciamo a collegarci, mi dispiace, ma purtroppo, come avete capito, la scaletta è stata sconvolta un po' da varie cose. Dunque, a questo punto io darei la parola a Busto Arsizio, dove c'è il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto e Medicina Democratica, dove ci sono Walter Masone e Marco Caldiroli. Prego. Marco Caldiroli. Okay, mi senti? Sì, prego. Ok, buongiorno. Siamo a Busto Arsizio, provincia di Varese, e gli obiettivi che ci siamo dati in questa manifestazione sono, in primo luogo, ovviamente quello della petizione online contro i brevetti sui vaccini, quindi per estendere la possibilità di ottenere i vaccini per tutto il mondo. E quindi invitiamo i cittadini che sono molto interessati a firmare online la petizione. L'altro obiettivo che ci siamo dati è quello dei gruppi lombardi per una revisione forte del servizio sanitario regionale contro l'ospedalocentrismo finora imperante, la privatizzazione, la legge Maroni che ha distrutto quello che sono i principi della riforma sanitaria del 1978, e quindi vogliamo ritornare a questo, a questa situazione. Una situazione particolare che è vissuta a Busto, adesso passo la parola a chi vi darà i dettagli, è quella relativa all'iniziativa degli enti di chiudere due ospedali pubblici per aprirne uno nuovo in project financing, quindi andando ancora su ospedalocentrismo e privatizzazione. Do la parola a Mason. Io sono Walter Masone, sono rappresentante del Comitato per il diritto alla salute del Varesotto, che si è costituito proprio con l'obiettivo di cui stavamo dicendo, di opporsi alla realizzazione di un unico ospedale tra Busto e Gallarate, che comporterebbe la chiusura degli attuali nosocomi, la riduzione dei posti letto complessivi, e non porta alla soluzione dei problemi che vivono i cittadini nel rapporto dell'ospedale, che sono la lunghezza, l'inaccettabile ritardo della prescrizione di visite ambulatoriali e l'affollamento del pronto soccorso. L'ospedale, come si diceva, è dentro una logica ospedalocentrica e sottrae risorse agli investimenti sulla sanità territoriale, che sarebbe quanto mai necessaria, come ha dimostrato la pessima gestione della pandemia in Lombardia. L'ospedale assorbirà 400-500 milioni di risorse pubbliche, tra l'altro previste utilizzando prevedibilmente dei soldi da Recovery Fund, che invece sono destinati esplicitamente ad altri fini. Consumerà territorio verde, peggiorando la qualità della vita del nostro territorio, già oberato da un'eccessiva urbanizzazione e un intensissimo traffico veicolare. Il nostro comitato richiede alle forze politiche del territorio e a tutti di opporsi a questo progetto e inserirlo prima di procedere a qualsiasi realizzazione di nuovi ospedali, di rivedere l'intera struttura della sanità e in particolare sul nostro territorio, di fare un'indagine epidemiologica che porti alla effettiva valutazione dei bisogni delle persone e indirizzare le risorse verso il rispetto della tutela della salute dei cittadini, e non solo della cura delle acuzie e l'interesse di qualche particolare categoria. Va bene, da Busto Arsizio è tutto, vi lasciamo. Va bene, grazie da Busto Arsizio. Grazie da Busto Arsizio, grazie a Walter Masone e a Marco Caldiroli. Dunque, a questo punto io andrei a Milano, se è in collegamento, se è in collegamento Alessandro Lanzani, forse no. Allora, per cui andiamo a Saronno, dove c'è Roberto Guaglianone, per la questione appunto di Saronno e delle loro iniziative. Prego. Ciao Antonio, grazie a Medicina Democratica, alla campagna.
che portiamo avanti anche sul nostro territorio, dove mi allontano così posso togliermi la mascherina senza danneggiare nessuno. Nel nostro territorio abbiamo messo in piedi questa mattina un ennesimo presidio che fa seguito a quello molto partecipato. 200 persone ci raggiunsero il 20 di febbraio per difendere l'ospedale pubblico saronnese e rilanciare il tema della medicina territoriale, per il quale noi stiamo proponendo la presenza di case della salute compatibilmente con quello che presumiamo e vogliamo, l'affossamento della legge 32, l'apertura di spazi di medicina di base comunitaria preventiva sul territorio. L'amministrazione comunale, tra l'altro, ci ha ricevuto ad un incontro online dove abbiamo portato avanti questa proposta di progettazione partecipata dei cittadini della riorganizzazione dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari sul territorio, che è peraltro parte integrante del programma che l'attuale maggioranza di governo della nostra città appena insediata ha scritto ai propri elettori di voler praticare. Quindi li stiamo stimolando su questo, e stamattina siamo tornati in piazza approfittando della scadenza delle 7-10 aprile per rilanciare questo percorso, per rilanciare il percorso come associazioni. Io sono di ATTAC, ma qui abbiamo promosso il percorso di Società della Cura, che sta raccogliendo una discreta convergenza. Dobbiamo ancora approfondire ulteriormente la, come dire, condivisione di questo percorso sul territorio, ma ci sono già diverse associazioni e molti singoli, alcuni dei quali, e la cosa ci ha molto colpito in positivo, stamattina sono venuti ad offrirsi per volantinare insieme a noi. Abbiamo appena finito la distribuzione di oltre 500 volantini in queste 2 ore scarse da cui abbiamo iniziato il nostro presidio in Piazza Libertà, pieno centro della città, essendo sabato mattina, nonostante la zona rossa, comunque piuttosto popolato, anche in parte in risposta all'appello che abbiamo mandato proprio per le nostre richieste, che sono ovviamente da quelle locali di cui parlavo prima a quella della campagna regionale, per arrivare fino ovviamente anche al No Profit on Pandemic, che è stato particolarmente diffuso questa mattinata. Qualcuno chiedeva se si potesse firmare, abbiamo dato tutte le indicazioni concrete per raggiungere il sito e fare direttamente tutto online. Per cui questa è, io credo, una buona panoramica che potete vedere della nostra piazza, con le persone che sono ancora qui riunite e il volantinaggio è in corso. Spero che abbiate comunque visto qualcosa. Noi siamo sostanzialmente molto soddisfatti della giornata di oggi, soddisfatti di avere visto che le piazze stanno funzionando pressoché ovunque. La risposta delle persone e del territorio qui è particolarmente importante, intensa. In molti si sono fermati per approfondire con noi, lo stanno ancora facendo, i temi che stiamo portando alla loro attenzione. Ecco, direi che più o meno abbiamo condensato il tutto in queste parole. Grazie, grazie a Saron e Roberto Guaglianone. Dunque, adesso io mi collegherei con Modena, dove c'è Mauro Caffo dell'Associazione Libro Verde. Ritorniamo ancora a parlare di RSA. Se Mario Caffo è collegato. Mauro Caffo non c'è, non lo vedo. Allora, a questo punto, allora, vediamo se riusciamo a andare dunque a Mantova. Per l'iniziativa che hanno organizzato in quella città. Se no, niente, passiamo avanti. Direi a questo punto di sentire Nicoletta Pirotta dell'associazione IFE, IFE Italia, che farà appunto un intervento relativo alla questione della legge 194. In questo periodo. Prego, Nicoletta. Nicoletta. Sì, Antonio, grazie a te,
Grazie a tutte e a tutti. IFE Italia, Iniziativa Femminista Europea Italia, aderisce fin da subito, ha aderito fin da subito alla campagna dell'ICE contro il, la, cioè contro i brevetti sui vaccini e il diritto alla salute, e giudica molto importante la giornata di mobilitazione di oggi. Alcune delle nostre attiviste sono presenti in, in alcune piazze, in particolare in Lombardia, perché è una mobilitazione importantissima sul diritto alla salute e fra l'altro convergente con la mobilitazione della Società della Cura, che oggi è in piazza in diverse realtà italiane, come la Campagna per la Salute, per ovviamente ribadire quanto siano importanti i diritti delle persone individuali e collettive. Per quanto riguarda IFE Italia, noi partecipiamo a questa iniziativa con dando particolare rilievo alla questione della 194, perché le donne dentro la pandemia stanno pagando un prezzo altissimo non solo sul piano economico o delle violenze, ma anche su quello della salute, a partire dal fatto per esempio che la medicina di genere resta un'utopia. In particolare sulla 194 vogliamo sottolineare che dentro la pandemia la situazione si è resa ancora più grave, intanto perché alcuni ospedali, anche lombardi come Codogno, Casal Pusterlengo, Alzano Lombardo e Seriate, hanno sospeso durante la pandemia gli interventi dell'interruzione volontaria di gravidanza perché ritenute attività differibili e non urgenti, come se gli interventi di aborto fossero differibili e non urgenti, rifacendosi al DPCM del 9 marzo 2020 che lo consentiva, mentre nello stesso periodo le organizzazioni fondamentaliste Pro Vita e Famiglia hanno indirizzato una petizione online al Ministero della Salute per chiedere la sospensione totale di tutti gli interventi sull'aborto. Ovviamente questo ha reso ancora più drammatica la situazione per quanto riguarda l'applicazione della 194, perché come sapete in Italia l'obiezione di coscienza, peraltro consentita dalla legge, ha raggiunto una media del 70%, determinando fra l'altro l'aumento di aborti clandestini secondo quanto contenuto nell'ultima relazione annuale sull'attuazione della legge 194. Ricordo che in alcune realtà l'obiezione supera l'80%, fino ad arrivare al 92% di ginecologi obiettori nel Molise. Ora, sappiamo, come dicevo prima, che l'obiezione di coscienza è consentita dalla legge, ma riteniamo che bisogna porre un rimedio. In questi giorni si parla di sanzionare il personale medico che non si vaccina. Perché non fare lo stesso per quanto riguarda l'obiezione di coscienza? Inoltre segnaliamo che in varie realtà locali, in Lombardia già da tempo, buon ultima la regione Piemonte, vengono attivati bandi in sostegno di associazioni integraliste come Movimenti per la Vita e Centri di Aiuti alla Vita, a cui viene consentito la propaganda antiabortista attraverso l'attuazione di sportelli nei consultori e negli ospedali. Quindi c'è in atto un attacco formidabile ai diritti delle donne, all'autodeterminazione e alla 194, come avviene fra l'altro in altri paesi europei come per esempio la Polonia e l'Ungheria. Segnalo per esempio che in Polonia si sta tentando di inserire attraverso l'associazione misogena e omofoba Ordo Iuris un rappresentante dentro la Corte Europea per i diritti, con l'intento appunto di chiedere la sospensione delle pratiche di aborto. Quindi chiederei a tutte le mobilitazioni di oggi di appoggiare tutte le mobilitazioni che nei prossimi giorni verranno avanti sulla questione dell'aborto, a partire da sabato 17 febbraio, dove molte reti femministe regionali organizzeranno una forte mobilitazione sulla difesa della 194 a Torino. Quindi ecco, direi che le mobilitazioni contano, convergiamo su tutti questi temi che hanno a che vedere con il diritto alla salute. Grazie. Grazie Nicoletta per averci ricordato anche questo importantissimo argomento. A questo punto do la parola a Monza, all'Ospedale Vecchio. Monza e Desio che appunto ci evidenzieranno alcuni problemi del territorio. Prego. Buongiorno, sono Adriano Querci del Coordinamento per il diritto alla salute di Monza e Brianza. Sono davanti all'Ospedale Vecchio di Monza, desolatamente vuoto, con
una selva di avvisi, nessuno dei quali riguarda la vaccinazione. Ho appena lasciato una signora oltre 80enne, ma un bel po' oltre, che mi chiedeva che cosa, dove dovesse andare. E sta povera donna non aveva nessuno, fra l'altro, che l'accompagnava. È una delle conseguenze di un servizio non pensato assolutamente per la popolazione, come del resto non è pensato per la vicinanza alla popolazione, alle persone, la legge 23, di cui noi chiediamo la riforma radicale. L'ospedale di Monza è quello che questa sede, in via Solferino, è quella che ha visto la volta la settimana scorsa file di persone all'interno dei vialetti di una struttura che è semiabbandonata, che compilavano i moduli seduti sui gradini e che si accalcavano mentre c'era vento che non permetteva assolutamente di poter fare alcunché. L'osservazione è che adesso è tutto concentrato a Biassono, all'autodromo, quindi chi non ha mezzi per raggiungere l'autodromo se lo può scordare. In particolare mi riferisco a coloro che, pur essendosi prenotati, non sono mai stati chiamati, ma anche agli altri. I servizi devono essere vicini alla gente, cosa che qui non è stata pensata. Fanno le concentrazioni, gli hub, come se fossero dei magazzini, e la stessa cosa è avvenuta in altri comuni. Io penso a quello di Verano Brianza, dove avevano allestito tutto in una palestra messa a disposizione da Policlinico, penso al Paladesio. Si tratta di situazioni nelle quali il volontariato e le amministrazioni sono state coinvolte, hanno dato grande disponibilità, si sono spesi denari, dei quali qualcuno dovrà anche rendere conto, senza risultati apprezzabili. Quello che noi vogliamo è una medicina che torni a essere al servizio dei cittadini, vicino a dove i cittadini stanno, e non da concentrati altrove. Mi dispiace che questa situazione stia coinvolgendo la terza città della Lombardia, ma il dramma è ancora questo qua. Non ci sono. Noi stiamo cercando di svolgere attività per sensibilizzare su questo. Certo, le condizioni di chiusura da zona rossa non ci hanno assolutamente facilitato. Io spero che ci sia la possibilità di rivedersi, anche perché abbiamo la necessità di ragionare, fra le altre cose, sulla medicina di genere, ma specialmente sui servizi territoriali. Noi abbiamo un ospedale che vorrebbe anche essere istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, cioè IRRCS, che non abbiamo ben capito come si possa rapportare col territorio. Gli altri ospedali hanno un intasamento pari a quello che o superiore a quello che c'è a Monza. Io per il momento vi lascio, vi ringrazio e buona giornata. Sì, siamo sempre dall'ospedale di Vecchio di Monza, ci spostiamo ora a pochissimi chilometri e andiamo ad Esio. È un comune di 40.000 cittadini e cittadine, dove la Regione Lombardia ha deciso di chiudere il centro vaccinale anti-Covid presso il Paladesio, che ha funzionato benissimo sia per le vaccinazioni antinfluenzali sia per quelle anti-Covid. Con grande sconcerto, infatti, disapprovazione e preoccupazione da parte degli amministratori, dei cittadini e delle cittadine, la Regione Lombardia ha deciso di chiudere in questo momento difficile anche questo hub vaccinale, e chiudendo con esso anche un servizio sicuramente più efficiente, capillare, pubblico e sicuramente meno costoso. Al sindaco di Desio, Roberto Corti, chiediamo di raccontarci in dettaglio cos'è accaduto e quali sono e saranno le conseguenze di questa scelta di mala gestione ed amministrazione di Regione Lombardia. Prego, Roberto. Sì, grazie. Leggete Leonora, che è il nome di mia moglie, perché non sono riuscito a cambiarlo. Sono Roberto Corti, sindaco di Desio. Purtroppo la nostra storia non è una bella storia, o meglio, è il tentativo dei sindaci del territorio di riuscire a collaborare facendo quei famosi centri di vaccinazione diffusa che sono stati e sono ancora previsti come elemento strategico nella campagna vaccinale nazionale, ma che in Lombardia evidentemente non sono condivisi. La storia del centro vaccinale del Palabanco Desio è semplicissima.
nelle prime settimane di marzo il centro vaccinale dell'ospedale, perché adesso c'è un ospedale, si rende conto che stante il grande afflusso non riesce a gestire in sicurezza il flusso di persone che devono essere vaccinate. Allora ci chiede la possibilità di individuare sul territorio un altro spazio. Ad Esio c'è il Palabanco d'Esio, giusto per dare un'idea, è il secondo palazzetto di Lombardia, 6.500 posti a sedere, e quindi noi allestiamo in quel punto, sulla scorta dell'esperienza delle vaccinazioni antinfluenzali fatte a ottobre-novembre, un centro vaccinale in collaborazione con la Protezione Civile, con l'ospedale e con la società sportiva che gestisce il palazzetto. Tutto questo permettendo la continuità dell'attività sportiva del palazzetto dello sport, perché utilizziamo gli atri che sono molto grandi, si affacciano tutti su un parcheggio interno riservato, quindi c'è tantissimo spazio interno, tanto parcheggio fuori. Il centro vaccinale funziona benissimo, vaccina mediamente 600 persone al giorno, ieri credo che abbia raggiunto un picco superiore agli 800 con 9 linee di vaccinazione. Il problema è che questo centro non viene inserito nella rete regionale e quindi porterà a esaurimento le seconde dosi per gli over 80, per i fragili, per i caregiver, per gli insegnanti che sono stati vaccinati in quel punto, e quindi andrà progressivamente a morire, perché oggi un cittadino della Brianza che entra nel sistema di Poste per prenotarsi non lo trova come centro vaccinale, e quindi stimiamo che verso la fine di aprile, metà di maggio, se non cambiano orientamenti come noi ci auguriamo da parte di Regione Lombardia, andrà a morire per inedia. Ieri aveva 9 linee vaccinali, molto probabilmente da lunedì ne avrà 3. Nel frattempo queste linee di vaccinazione si spostano in altri centri che si stanno allestendo e che sono i famosi centri di vaccinazione di massa. Desio è in mezzo a una serie di comuni che se si somma la popolazione di tutti i comuni confinanti con Desio fa 247.000 abitanti. Abbiamo una densità media di 3.800 abitanti per chilometro quadrato. Capite che non c'è nesso, non c'è logica, è un centro grande, è dotato di infrastrutture, facilmente raggiungibile, può crescere ancora, permetterebbe alle persone di accedere in modo molto più comodo e libero, non avendo il minimo le minime barriere architettoniche. C'è già, funziona da 3 settimane, funziona bene, ha vaccinato qualcosa come 12-13 mila persone per il momento, però purtroppo questa è la scelta. Io non ho altro da aggiungere, vi ringrazio per la giornata di manifestazione di sensibilizzazione e vi auguro buon lavoro. Va bene, grazie. E da Monza e da Desio, terra di Fontana, Bertolasi, Moratti, dalla ricca e efficiente Lombardia, è tutto. Grazie. Grazie da Monza, grazie al sindaco di Desio. E dunque proseguiamo a questo punto con Modena. Chiedo a Napoli di aspettare ancora un attimo perché ci sono dei problemi con Modena, per cui chiedo a appunto a Mauro Caffo di intervenire, però non lo vedo già più, per cui ha proprio dei problemi di linea. Allora a questo punto ci colleghiamo con Napoli. Allora Napoli, dall'ospedale San Gennaro, Paolo Fierro per Medicina Democratica, e poi ci presenterà lui alcune altre persone. Ecco, chiedo comunque di rimanere sempre all'interno dei 4 minuti, poco più. Grazie. Invertiamo l'ordine, io sono Enrico dell'Assemblea Permanente sulla Sanità di Napoli. E niente, oggi abbiamo organizzato, la terza volta che lo facciamo, un trekking all'interno del centro storico della città, un trekking che passa per tutti gli ospedali chiusi, denuncia con cartelli, manifesti e tutto quanto quello che è accaduto in questi anni in termini di disastro del sistema sanitario nazionale. Ed oggi appunto l'abbiamo ripetuto proprio in questa occasione. In questo momento ci troviamo all'interno dell'ospedale San Gennaro, che è uno dei luoghi simbolo della lotta per la riapertura e per il rafforzamento del sistema sanitario nazionale, e quindi praticamente mi trovo appunto con Paolo Fierro e gli lascio subito la parola.
Beh, ci tengo a precisare che questa qui è l'ala occupata del San Gennaro, esatto. Occupata da, praticamente da quando l'amministrazione ne aveva deciso la dismissione, ed è grazie a questa, alla lotta dei compagni appunto del Comitato San Gennaro, che è rimasta aperta una funzione, almeno la funzione del primo soccorso e una serie di ambulatori, ed è rimasta aperta specialmente la vertenza, perché sembrava chiusa e seppellita, come è avvenuto purtroppo in tanti altri ospedali, come ha detto Enrico, che abbiamo visitato in questi giorni. Tra le altre cose, e qui il problema è un'indicazione, insomma, in generale, in questo ospedale è diventato un po' una sede assembleare, dove si sono ritrovati i movimenti napoletani per la lotta alla salute, si sono ritrovati gli immigrati, che proprio l'altro giorno hanno fatto una bellissima assemblea su rete, hanno parlato di problemi concreti, cioè i lavoratori dell'agricoltura, le badanti, gli addetti all'assistenza alla persona, che non hanno praticamente diritto a nessun tipo di assistenza, tamponi, sorveglianza, eccetera, eccetera. Forse più tardi cercherà di collegarsi Svetlana dell'USB, ma specialmente si sono ritrovati i comitati di quartieri, i comitati di quartieri che hanno difeso strenuamente l'idea della medicina territoriale. In questo senso qua, appunto, i compagni del San Gennaro sono stati un po' con l'avanguardia e rappresentano per noi un punto di riferimento. Oggi in particolare, perché diciamo, hanno progettato, hanno costruito un progetto adatto a questo territorio secondo le esigenze del territorio. Quindi è un'indicazione da seguire. Come vedete, abbiamo figure tappezzate delle varie fasi della lotta, e questa è la memoria storica. No, dici due parole. No, niente, va bene. Diciamo che ormai da anni che più occupata è diventata una sede stabile di incontro e di dibattito e di confronto sul problema sanitario, che qui a Napoli ormai con la chiusura di 10 ospedali abbiamo solo un pronto soccorso al centro storico, ma c'è un grosso collegamento con i lavoratori, e con i lavoratori noi produciamo dei documenti e facciamo un controllo continuo su tutte le spese dell'ospedale. Diciamo che ieri abbiamo avuto una piccola vittoria, perché sono venuti i tecnici, qui dovrebbe diventare un piccolo, diciamo, il primo, no? Un piccolo ospedale di comunità, e quindi sarebbe una grossa vittoria per il territorio. È disastrato, abbiamo liste di attesa di 6 mesi, non parliamo mai della medicina ordinaria. Però quello che diciamo a tutti è che bisogna essere presenti con posizioni precise, ma con un'unità importante fra lavoratori e cittadini. Da qui, da un quartiere così disastrato, è partita questa piccola, diciamo, lotta che poi si è spazza per tutta la città da 10 anni ed ha prodotto tantissimo. E noi diciamo che c'è bisogno anche, chiamatelo controllo popolare, addirittura Brunetta incise con i comitati di trasparenza. Noi abbiamo incontri con la direzione generale, abbiamo la consulta popolare che è presente sul territorio, dove è stato prodotto anche un reperto epidemiologico che ha evidenziato che i nostri quartieri poveri si muore dalla media di 8-10 anni prima. Quindi noi diciamo a tutti quanti, ma se non creiamo dei comitati popolari nelle città dei cittadini, difficilmente riusciremo a risollevare. Quindi lavoratori e cittadini insieme. Grazie. Vabbè, penso che da Napoli può bastare. Va bene, grazie Paolo, grazie Napoli. Ciao. Allora chiedo a Svitlana se può aspettare un attimo, perché abbiamo da Modena, scusate, Mauro Caffo dell'associazione Libro Verde. Prego. Pronto, mi sentite? Sì. Perfetto, scusate, ma c'è troppi problemi io di connessione, il telefono ormai è quello che è. Giusto per correggermi, ha comitato Libro Verde. Oggi siamo stati qua in piazza Modena e ringraziamo per la partecipazione e la solidarietà da parte di Modena Volta Pagina, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, USB Pensionati, l'RSU di operatori sociosanitari dell'ASP di Parma e di Fidenza. Oggi è stata una bella giornata per noi qua a Modena, perché comunque il tema delle CRA RSA in Emilia Romagna
è un tema molto delicato e molto sentito. Soprattutto è un problema di quelle che sono le disparità fra le varie province. Io sono un operatore che lavora a Parma e all'interno di un'azienda pubblica e riusciamo ad affrontare molto bene il problema, li affrontiamo bene, siamo strutture pulite. Faccio vedere un attimino un saluto qua dello striscione, che ormai ci siamo. Modena invece è una realtà totalmente a parte, in cui comunque c'è una politica totale di privatizzazioni. E qua sono anche con la presidente del Comitato Libro Verde, che abbiamo ancora 3 minuti, se magari lei vuole fare un saluto. Ciao a tutti, buon lavoro, grazie. Grazie per questa iniziativa meravigliosa e speriamo di riuscire ad ottenere qualche cosa di molto importante per tutti quanti. Grazie. Quindi ora qua gli amici di Modena Volta Pagina, è stata una bella giornata, si è creata, speriamo, come anche avevo detto in un intervento passato, una vostra iniziativa, che questo percorso continui, perché è un percorso soprattutto di civiltà. Noi pensiamo che come comitato la sinergia tra i lavoratori e i familiari, quindi gli utenti, i pazienti, è la base per riuscire in questo cambiamento. Poi ora parlavo con un'altra persona sul problema anche quello delle autonomie differenziate, che è comunque un grosso problema che porterà a una sempre maggiore disparità a livello nazionale. Qui è necessaria una coesione fra quelle che sono le forze sociali di questo paese, perché dobbiamo dare una svolta. Oggi credo che sia un momento per continuare in questo percorso, per poi arrivare a un qualche cosa a livello nazionale in cui ritrovarci tutti in piazza, togliendo questa distanza che ahimè sta rovinando proprio i rapporti personali. Grazie a tutti e un saluto prima che perdo nuovamente la connessione. Grazie e buona giornata. Grazie a Mauro Caffo e al Libro Verde. Dunque, a questo punto ridò la parola a Napoli, a Svitlana, per pochi minuti, un paio di minuti, tre, per appunto fare il suo intervento. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per tempo che spazio che mi avete dato. Noi stiamo seguendo i migrati in tutta Italia e abbiamo notato diverse difficoltà rispetto a quello che c'era prima. Naturalmente noi sempre ci stavamo lamentando che immigrazione c'ha difficoltà per accedere ai servizi. Purtroppo in questo stato solo questi luoghi come sportelli occupati o emergency o sportelli che, come quello che è stato fondato diversi anni fa a Napoli di STP, dove i migrati si rivolgono per avere minimo servizio. Tutto il resto, gli ospedali quasi non accessibili a stranieri, difficile fare tessere sanitarie e tutto un meccanismo che riguarda lavoro e salute. Noi con un paio di giorni fa stavamo facendo una trasmissione dove stavamo dando minime guide per i lavoratori, specialmente visto che comunque ci occupiamo di lavoratori. Stavamo cercando di dare minima guida ai stranieri come si devono difendere. Purtroppo in Italia ancora c'è difficoltà di far capire che stiamo scrivendo in tutte le lingue che esiste il diritto delle cure per tutti quanti. Chiediamo vostro sostegno come Medicina Democratica, so che comunque un'organizzazione abbastanza larga sul territorio nazionale, di dare una mano a sostenere un percorso diciamo di costruzione dove assistenza viene presa in considerazione. Abbiamo avuto un caso a Brescia dove la donna stava in fin di vita e stavano chiedendo i soldi per le cure che lei magari nemmeno stipendio aveva preso. Naturalmente tutta questa situazione drammatica che abbiamo difficoltà di accedere alle strutture ci crea un disagio sociale dove i migrati manco comprendono bene l'italiano. Quando stanno in grave stato di salute è ancora più difficile a spiegare, ci sono pochissimi medici che hanno pazienza di prendere traduttore per tradurre i testi e questa naturalmente mette ancora più in difficoltà.
Ringraziamo tanto ai medici, quelli che sostengono immigrati, medici che ce l'hanno dato disponibilità di costruire un percorso insieme per dare una guida ai migrati, per avere stessa assistenza che ce l'hanno anche cittadini italiani in questo paese. Vi ringrazio tanto per quello che avete dato spazio per parlare qua, e spero che la nostra richiesta sarà presa in considerazione nella rete di medicina democratica che facciamo insieme percorso in varie città. Grazie mille. Grazie Svitlana, anzi questo è un argomento assolutamente importantissimo, non solo in ambito sanitario, ma chiaramente per quanto ci riguarda senza dubbio seguiremo in maniera assolutamente con attenzione. A questo punto se non c'è nessuno di Brescia che mancava prima, non risponde nessuno, darei la parola per appunto il tempo a Melegnano, dove dovrebbe esserci Giovanna Capelli o Fulvio Aurora. Non risponde nessuno dei due. Allora, a questo punto do la parola invece, andiamo a Bologna, andiamo da Antonio Madera del Comitato Emilia Romagna contro l'autonomia differenziata, perché questo è un altro degli argomenti fondamentali che comunque ha un grosso peso all'interno della questione sanitaria. Prego Antonio. Ciao a tutti, grazie per l'invito, grazie Antonio, grazie per lo sforzo, e soprattutto Antonio ricorda che nessun evento online è degno di questo nome se la scaletta non è stravolta, quindi devi esserne fiero ed orgoglioso. Ringrazio Nicoletta Pirotta per aver ricordato la medicina di genere, che è assolutamente dimenticata in quasi tutti gli eventi a cui noi partecipiamo, e anche Svitlana sulla medicina di immigrazione, che è una branca che sta cominciando a diventare veramente importante. Dopodiché io devo parlare di autonomia differenziata. Io sono un componente del Comitato Regionale Emilia Romagna contro ogni proposta di autonomia differenziata o comunque aumento di prerogative legislative richieste da alcune regioni, ma oramai da quasi tutte. Questo è un evento di salute, ma l'autonomia differenziata investe tutte le materie che poi vanno ad agire, regolamentare e a influire sulla nostra vita quotidiana. Quindi solo un accenno in maniera trasversale, poi entro nel merito della salute. Allora, con la richiesta di maggiori prerogative legislative, cosa succede? Succede che se una regione fa una legge e questa legge non è buona o crea diseguaglianze o sia all'interno del territorio nazionale sia all'interno della stessa regione, lo Stato italiano, per farla cadere, cioè per esercitare la propria potestà, deve fare contro una legge ordinaria approvata con la maggioranza assoluta, e questa legge deve essere presentata già con un accordo con la conferenza delle regioni, ovvero io presidente di regione faccio una legge, sono all'interno della conferenza delle regioni e dovrei dare il benestare ad una legge che va ad abolire una legge che io stesso ho fatto. Capite che la potestà statale viene persa e noi rimaniamo in mano di una ventina di presidenti di regione, e state vedendo cosa sta succedendo. Cioè, di fatto noi siamo una democrazia parlamentare, ma ci ritroveremo a essere regolamentati dalla conferenza delle regioni, che è assolutamente presidenzialistica, ha un assetto presidenzialistico. Veniamo al merito della questione sulla salute. Quello che tutti state osservando, manca già un minuto, quello che tutti state osservando è i guai che il Covid ha evidenziato, ma i guai che sta facendo
sta avendo solo gli effetti del titolo quinto, perché se passasse la legge contro l'autonomia differenziata, tutto ciò sarebbe aggravato. Quindi noi stiamo patendo già quello che ha creato il titolo quinto. Se passasse questa legge, peggiorerebbe tutto. Fa in modo che venga a pesare la mancanza di una regia nazionale su tutto. Faccio un esempio. Parliamo di medicina territoriale, parliamo di casse della salute. Ogni regione, quelle che l'hanno, ha una legge sulla rimodulazione dei servizi territoriali. Chiaramente una regia nazionale è impossibile se ogni regione ha una sua legge sui servizi territoriali. Quindi capite bene quanto l'aumento di queste prerogative sia dannosissimo e pericolosissimo. Noi partiamo a Bologna con una petizione popolare contro la risoluzione, e ho finito, contro la risoluzione approvata nel 2018 dalla Giunta regionale, Assemblea legislativa, che dava mandato al Presidente di Giunta di avanzare la trattativa in conferenza Stato-Regione per fare la legge sull'autonomia differenziata. Partiamo alla radice, mentre il nostro Comitato Nazionale lavora a livello nazionale. Ma possiamo fare tutti uno sforzo anche a livello dei propri comuni, chiedendo a tutti i propri rappresentanti politici di essere trasparenti e dichiarare cosa ne pensa dell'autonomia regionale. Avrei tante altre cose da dire, ma mi fermo qui e vi ringrazio tantissimo. Comunque rimango qui nel caso qualche minutino uscisse. Grazie a tutti. Grazie a Antonio Madera per il suo intervento sull'autonomia differenziata, che appunto è uno dei problemi importanti che dovremo affrontare. Lo ringrazio anche per la pazienza. E dunque, vedo se c'è ancora qualcuno a Melegnano che vuole intervenire, oppure a Brescia. Perché questi due casi poi alla fine non... Bene, mi sentite? Sì, prego, Giovanna Capelli, prego. Mi sentite? Sì. Ecco, molto brevemente perché il presidio qua è finito da 10 minuti, è stato un presidio molto importante di fronte alla casa del comune e nella piazza del paese, dove anche se c'è la zona rossa sono passate tante persone. Avevamo due striscioni, uno sulla salute, che non è una la salute non è una merce, l'altra sul problema dei vaccini. Siamo qui per l'Unione contro i brevetti, e poi abbiamo interloquito anche un sindaco che è venuto e abbiamo capito che c'è una grande insoddisfazione anche da parte dei sindaci della zona per come tutto quanto succede in Lombardia, anche per il problema vaccinazione, quindi un problema regionale anche, non solamente lombardo, ma in particolar modo lombardo, perché anche dalle lettere che si sono scambiati i sindaci con la regione, che tutti i sindaci della nostra zona avrebbero dato dei luoghi per vaccinare, in modo che le vaccinazioni, soprattutto agli anziani, si facessero, diciamo così, vicini, e invece tutti questi luoghi sono stati scartati, e si va verso un accentramento delle vaccinazioni in grandi hub. Addirittura ci dicevano anche con convenzioni con privati, diciamo un po' sospette. Quindi noi abbiamo ribadito la nostra posizione, che è quella della contrarietà ai brevetti sui vaccini, e noi chiediamo la sospensione e continuiamo a fare firmare questa petizione. Poi abbiamo la volontà di interloquire con i sindaci, con l'assemblea dei sindaci e soprattutto con la direzione della SST, a cui abbiamo scritto e che non ci ha ancora risposto, a cui chiediamo di ricostruire sostanzialmente la medicina territoriale, che in questi anni è stata molto abbandonata, e questo si risente nel territorio. Quindi è stata una giornata molto, molto intensa, abbiamo parlato con tante persone, abbiamo fatto anche un'assemblea insomma piccola, e sono venuti anche tanti giornalisti locali, quindi siamo molto contenti
notizia di quello che è successo a Melegnano, di quello che sta succedendo in questa diretta, che diciamo che sia molto importante. Vi ringrazio. Grazie Giovanna da Melegnano. Allora, ultima chiamata per Brescia, se c'è qualcuno, se no andiamo avanti. Pavia, non so se c'era qualcuno che si è collegato adesso. No? Allora, a questo punto io chiederei a Vittorio Agnoletto di riportare la questione dell'ICE e appunto a, diciamo così, concludere la cosa. Concluderemo questa giornata con il suo intervento. Prego, Vittorio. Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie moltissimo di questa opportunità, e io dico subito che la battaglia che noi stiamo facendo a livello europeo con 94 associazioni italiane, compresi tutti i sindacati, da quelli di base a quelli confederali, all'area della sinistra politica, tutte le grandi associazioni, è una battaglia strettamente legata ai temi che ho ascoltato fino ad ora. Perché molti dei problemi che stiamo affrontando sono la conseguenza della privatizzazione della sanità, della distruzione del Servizio Sanitario Nazionale e dell'abdicazione da parte dello Stato alla tutela della salute pubblica, lasciando che la salute si trasformi in profitto per i privati. E questo è quello che sta avvenendo anche sui vaccini. Noi abbiamo lanciato un ICE, che è un'iniziativa dei cittadini europei, è uno strumento quindi istituzionale che ha delle conseguenze concrete, non è una raccolta di firme come ne abbiamo fatte tante in questi anni. Se noi arriveremo a raccogliere 1 milione di firme a livello europeo, la Commissione europea sarà obbligata nel giro di 2 mesi a portare le nostre istanze al Parlamento europeo e al Consiglio europeo, i quali dovranno votare e pronunciarsi sulle nostre proposte. 3 sono i punti fondamentali: appoggiare la proposta di India e Sudafrica di una sospensione momentanea, almeno di una moratoria sui brevetti e sui vaccini, che andrà ancora in discussione un'altra volta all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Noi chiediamo che la Commissione europea, che finora ha votato contro, li ha bloccati, dia invece l'appoggio a questa proposta. La seconda proposta che noi avanziamo è rivolta agli stati nazionali. Noi chiediamo che i governi europei, a cominciare dal nostro governo, utilizzano la licenza obbligatoria, cioè la possibilità che già danno i regolamenti sui brevetti, che un paese in difficoltà economica davanti a una pandemia possa ricorrere alla produzione di vaccini, di farmaci, scavalcando i brevetti. Ed è questa la situazione che stiamo vivendo. E quindi noi chiediamo al governo di applicare questa clausola e alla Commissione europea di evitare di fare quello che ha fatto fino adesso, cioè di bloccare ed impedire questo. E la terza questione è molto semplice. Basta con la secretazione dei contratti commerciali tra Commissione europea e Big Pharma. Anche perché non dimentichiamo che la produzione dei vaccini è stata possibile anche grazie a molti fondi pubblici. Raccogliamo le firme dove? Su questo sito noprofitonpandemic.eu/it, ripeto, noprofitonpandemic.eu/it. Il 7 di aprile, giornata mondiale del diritto alla salute, abbiamo fatto una diretta Facebook seguitissima, siamo arrivati quasi a 12.000 già visualizzazioni, con gran parte del mondo dello spettacolo, e non cito un nome perché sennò farei torto agli altri 30, ma praticamente tutti i personaggi più noti dello spettacolo e della comunicazione hanno aderito a questa campagna. 2 testimoni ed eccezioni, il professor Silvio Garattini e Luigi Ferraioli, uno sui temi della sanità e uno sui temi della legislazione, che tra l'altro ci ha spiegato come non è vero, come sostengono coloro che invece sono contrari alla nostra proposta, che non è realizzabile dal punto di vista legislativo. Il professor Ferraioli ha spiegato tutti i passaggi necessari. Allora, la società civile si muove, la società politica, il mondo politico fa orecchie da mercante e invece continua a proteggere l'interesse di Big Pharma,
E nel paese in che punto siamo? Siamo che si è scatenata una lotta dell'uno contro l'altro per riuscire ad accedere al vaccino, e chiudo dicendo che però la situazione a livello internazionale è ancora più drammatica. Guardate che se ci saranno zone del pianeta dove non saranno disponibili i vaccini, lì il virus si diffonderà, si moltiplicherà, prevarranno ceppi virali maggiormente aggressivi, i quali poi attraverso i meccanismi della globalizzazione torneranno in Europa, torneranno in Nord America, e non è detto che i vaccini di cui noi disporremo saranno in grado di bloccare questi ceppi virali maggiormente aggressivi. Quindi stiamo facendo una battaglia per tutti, per l'umanità, in nome della solidarietà, ma stiamo facendo anche una battaglia per noi stessi. Questo è il messaggio forte che vorrei dare e che unisce poi in fondo tutti quanti nella lotta contro la privatizzazione della sanità, perché non dimentichiamoci che uno degli obiettivi che noi dobbiamo porci è anche quello di lavorare perché nel futuro prossimo ci sia un'industria farmaceutica pubblica a dimensione europea, e in modo tale da non essere poi obbligati a consegnare le sorti della vita di 7 miliardi e 800 milioni di persone nelle mani di un gruppo ristretto di consigli di amministrazione. Grazie a Vittorio Agnoletto per aver ricordato la questione dell'ICE. Qui potete trovare appunto l'indirizzo dove poter andare a firmare, appunto www.noprofitonpandemic.eu/ICE. Ad oggi la situazione per quanto riguarda le firme è di questo genere, per cui abbiamo una raccolta online che sta a questo punto prendendo tutti gli stati. L'Italia abbiamo raggiunto 44.014 firme ad oggi, bisogna raggiungere almeno 53.000 per raggiungere una soglia minima, ovviamente si andrà poi avanti. E poi niente, appunto qui sul sito potete trovare tutti gli elementi che servono per poter la questione. A questo punto io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Ricordo che la nostra iniziativa era in collegamento con quella della Società della Cura, con un focus particolare sulla questione sanitaria, pur con diversi problemi diciamo organizzativi e tecnologici vari siamo riusciti ad arrivare fino alla fine. Speriamo di aver dato un po' un quadro della situazione generale il più completo possibile. Mancavano alcune città per le quali non ci sono stati dei problemi di collegamento, però ecco, speriamo che questo sia un altro tassello del percorso generale in Italia per quanto riguarda la questione sanitaria, per quanto riguarda appunto la questione dei vaccini e anche dei medicinali che potranno essere poi anch'essi brevettati con appunto contro il Covid, e per cui noi siamo assolutamente contrari rispetto a questa cosa ed è per quello che chiediamo la firma sull'ICE. Abbiamo parlato sia di questioni importanti come la legge 194, il regionalismo differenziato, la questione della salute per i migranti, che è fondamentale, oltre ovviamente a tutti all'interno delle istituzioni. Credo che questo sia appunto soltanto un piccolo passo in più nel percorso, bisognerà continuare ad andare avanti. Per quanto riguarda la Lombardia ci sarà anche l'elemento maggiore della totale cancellazione, direi, non rivisitazione della legge 23, perché quella legge è difficilmente emendabile sulla base appunto anche di tutto ciò che si è visto anche purtroppo nel periodo della pandemia. Io do l'appuntamento a tutti ovviamente a ritrovarci in altre iniziative, speriamo magari tutte dal vivo. E a questo punto do a tutti un buon proseguimento di giornata. Salve.